se ce la farò domani a capire come cazzo funziona questa cosa. No, beh, non lo so, chiaramente. Sennò poi non si vede un cazzo più. Seguo su Facebook, non mi sei beccato di venire, sai, c'è cioè, quello è pazzo, io voglio evitare così. Buonasera. Mi sentite? Buongiorno, Mi anzi, buonasera. sentite? Sì? Io la sento. Ok, perfetto. Salve, piacere che ci vediamo la prima Armando, volta. sì, è la prima volta, ci siamo solo scambiati qualche messaggio. Sentite, sì. E Sì. che orari facciamo? Perché io alle 7 dovrei andare via. Finiamo, Ah, ma è che per le 7 ce la finiamo, insomma, ok, perfetto. cioè, Ok. buonasera. Buonasera Bruno, ciao. Buonasera. Vabbè, mi sono collegato un po' in anticipo. Vabbè, tanto partì. Bravo, poco Sì. male. Io intanto vedo la recensione che ho scritto così. Come ci strutturiamo? Veramente, facciamo interventi di 20 minuti ciascuno. Va bene, sì. Ok. Chi è che inizia? Per me è uguale, non c'è problema. Bruno, se vuoi iniziare tu. Come credete? Si era detto, così si era detto, Ok, Ernesto, va bene. Eugenio così aveva detto. Cioè, Così. non... Ciao Eugenio, buongiorno, buonasera. Buonasera, 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 buonasera. Ciao a tutti e grazie. E va bene, allora, sono 17.08, quindi abbiamo tutto il tempo di Abbiamo chiacchierare. tutto il tempo di fare, sì. Sì. Noi nella cosa di prova, Luciano, avevamo deciso di fare così. Introduceva a Pepe. D'altra parte poi lui il libro lo conosce, ha fatto anche una bella recensione, quindi così. Dopodiché, diciamo, la parte prettamente storiografica, che cioè che poi è la... Io non la chiamerei la distruzione della scuola economico-giuridica, quanto la rimodulazione, se sei d'accordo. Bruno? Bruno, mi senti? Sì, io ti sento. Sì. Bene. Il fatto che ti devi mettere un cuscino sotto le terga, Allora, forse così. perché se no si vede solo un bel ciuffo, ma voglio Così dire... meglio o peggio? No, va bene, va bene, va bene. Non c'è Bene. proprio... No, c'hai un... Si vede un po' sfocato, voglio dire, forse è colpa della cosa, del computer che hai, forse. Eh sì, Vabbè, il computer non è proprio l'ultimo modello. eh sì, si vede infatti un pochettino. Vabbè, vabbè, d'accordo. No, dicevo che più che la distruzione, io la chiamerei riformulazione della scuola economico-giuridica, voglio dire, tutto sommato, quello che avviene tra croce e volpe. Poi, voglio dire, le strade divergono, come si chiama? Vabbè, quello, insomma, ne posso parlare io, ne puoi parlare tu, come si chiama? No, io direi Io più o meno dico quello che ho lo detto stesso. nella tua recensione, Sì, no, cioè è io certo. rimarrei molto generale sul mio Sì, quella commento al generale, cappello. tocchi però anche il dissidio politico e poi E faccio qualche è la cosa che riflessione. poi mi si chiama. Poi intervieni tu, fai tu le tue Sì, poi io riflessioni. faccio il coso. Allora, che cosa vogliamo fare? Vogliamo fare... Dunque, noi abbiamo un'ora e mezza a disposizione.
E vogliamo fare 20 minuti a testa e Va facciamo bene. due giri, ma se a qualcuno viene di parlare di più, 5 minuti. Cioè, no, ma io sto sicuramente dentro i 20. Va bene, va bene. Va quindi bene. Allora, Pepe, Bruno, io e te. Ma io presento solo il libro e lascio parlare voi, insomma, faccio l'ospite. Ricordati di dire bene il coso, scusami. Ricorda di dire bene dove è uscito. Sì, sì, è quello là. Sì, 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 sì. Facciamo anche un po' di pubblicità, dato che, che l'autore l'ha messo, l'editore l'ha messo dappertutto, su Amazon è già finito, ma molto probabilmente gli avrà mandato 10 copie, voglio dire. Ah, ma forse non è un problema di Dante, invece Dante che pubblica poche copie, questo sì. Problema. Lo so, però sai, quello è anche il discorso di fare... No, però guarda, ma no, non è un problema, eh. Non è un problema, perché se lui, quando esaurisce lui automaticamente, nel giro di, come si chiama, di pochi giorni, ma veramente pochi, le ristampa. Le nuove macchine le può ristampare, capisci? Certo, poi bisogna stare un po' dietro, come si chiama, perché anche per invitarla a questo, insomma, infatti io glielo ho detto che su Amazon è esaurito, dire, però non so quanti gli ha mandati, voglio dire, capisci? Lui fa, e questo è anche però il discorso perché lui ci pubblica le cose gratis, voglio dire. Non so. Ah, beh, certo, no, da quel punto di vista lì non c'è niente da dire. Soprattutto anzi, ti dà anche 30 copie, quindi insomma. No, lui ne fa una 60-70, poi me lo chiede a me, io gli dico, questo gli ho detto di tenersi un po' più alto, perché sai, voglio dire, Croce, ma ancora c'è qualcuno che è interessato a Croce, pochi e a Volpe. E vabbè. E niente, ma il pubblico può fare domande o no? Come certo. Ah, certo. Vabbè, allora siamo quasi qui, qualsiasi persona può intervenire e fare una domanda. Anzi, se è più bello che si sviluppa il dibattito. Lo so, è più bello, ma non sempre, sai, mi si chiama. Scusate che devo mettere regolare un po' le luci. Ok. Intanto sono riuscito a finire le 1000 bozze di D'Annunzio. Credo che non scriverò più nessun libro, perché questo mi ha esaurito completamente. Ma D'Annunzio per quale casa editrice? Questo è cosa? Rubettino. Quello io ho letto tutto. Stiamo facendo un dizionario biografico, Legionari Campani. Dobbiamo fare Salerno e Napoli, c'è rimasto. Ah! Ma è lungo. Cioè interessante questa cosa. Sì, sì. Anche per vedere... veramente chi erano questi legionari, voglio dire, sotto legionari. Sì, perché in effetti ci sono stati pochi studi sui legionari, cioè, legionari si parla di D'Annunzio, di Fiù. Sì, no, ci sono stati studi monografici su singoli legionari che hanno avuto una certa importanza, voglio dire, ma i primi che vanno. È una domanda, veniamo registrati, poi trasmesso. Sì, sì, veniamo registrati. Ah, okay. Quindi poi che poi tu ci mandi anche il link poi della registrazione. Certo. Mandacela però per posta, perché se ce la mandi su WhatsApp poi per... No, mando per posta. Per posta. Sì, Ostventura, io tengo un sacco di libri, quella la recensisco volentieri il libro. No, adesso aspettiamo che esce. Perché... No. Non so se ce facciamo in tempo per aprile, perché poi c'è... Insomma, io lo manderò nei prossimi giorni. Qui poi c'è praticamente... Ci sono refusi e anche correzioni, devo dire. A ogni pagina Rubettino ha una redazione che non è brillante, perché non mi ha aiutato affatto con i refusi, quindi io dovrò ricontrollare le 1000 bozze e vedere se questi hanno messo le correzioni senza aggiungerne altre, perché... E quante pagine riuscirà più o meno? 1000, guarda, con l'indice dei nomi 1000 tombe, secondo me. No, lo compro, se lo prendo, facciamo una bella recensione. Dico che stava l'indice dei nomi, dove c'erano tutti, turchi, arabi, egiziani, indiani, cinesi, serbi, croati, all'indice dei nomi è stato un problema, anche per azzeccare a volte qual era il nome e qual era il cognome. Devo dire, la maggiore difficoltà in questi casi sono gli inglesi e gli americani, che mettono di secondo nome a volte il cognome di un amico o il cognome della moglie. Quindi praticamente, se non becchi, mi si chiama, un testo in cui chiamano questi con cognome, tu non arrivi a capire.
E vabbè, insomma, sono cose che succedono. Ma Armando, ti potrebbe interessare una presentazione di un libro su Don Tonino Bello? Sì, 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 sì. Un mio allievo ha scritto per San Paolo una biografia. Sì, sì, sì. Armando Ecumenico, gli interessa tutto. Ah. No, vabbè, Tonino Bello è una figura un po' particolare. Ci poi ci vorrebbe un ecclesiastico, mettere qualcuno che l'ha conosciuto di persona, che sarebbe più bello. No, sì. Allora gli dico al mio allievo, si chiama Federico Imparato, gli dico di mandarti il libro. Se ma sapevo, scusa, che ci stava come Nichi Vendola, c'è stato molto amico. Sì, era molto amico. E quello sarebbe bello, la testimonianza di prima mano di Nichi Vendola. Tu lo inviti, Vendola su Tonino Bello viene. E allora dovrei avere, secondo me sarebbe, che secondo me va studiato, cioè va fatta una bella ascolta, io mi sono... Sì, ok. Ok, allora gli dico di contattarti, insomma. Posso dare anche il tuo numero eventualmente? Certo. Perfetto, ok, grazie. No, un libro carino, uscito per San Paolo, che è una grossa casa editrice, però non lo hanno molto spinto. Detto sinceramente, sarà un po' il Covid, queste cose. Abbiamo fatto delle presentazioni online in Puglia, ma insomma il libro non sta girando. Ma è un peccato che è molto bello. Se escludi, come si chiama, alcune case editrici in ufficio stampa non ce l'ha. Sì. No, secondo me San Paolo ce l'ha anche, perché San Paolo è una corazzata, solo che evidentemente il libro non gli interessa più di tanto, non lo so. Era un po', come si chiama? È un libro scritto da un non cattolico. E quindi, insomma, secondo me talvolta i libri scritti su cattolici e non cattolici non è che siano proprio apprezzatissimi nel mondo cattolico. Non so, è una mia idea, magari mi sbaglio. Invece sarebbe bello proprio questo. Io penso sempre che le cose migliori si scrivono se non si è della parte del biografato. O almeno proprio non ci si identifica con la parte del biografato, perché se no vengono... No, ma lui ne parla molto bene, perché fra l'altro è anche parente, quindi. Perché la madre di Tonino Bello era un imperato, no? Era una parente di Federico. Ma lui cosa è stato? È stato un parroco, ha fatto qualcosa di particolare? Lui è stato vescovo di Molfetta, è stato presidente di Pax Christi. E quella è la cosa più importante, Pax Christi, che hanno fatto, che era bello. È stato uno, diciamo, una grossa figura fino agli anni 80, inizio anni 90, Movimento per la Pace. Insomma, era un personaggio, un uomo di grande carisma. Io ho visto dei filmati. Allora, poi lo recensiamo. In Puglia è stato un forte leader carismatico. Sì. Lo recensiamo anche per il blog di Messina. Infatti, su Vendola ha avuto un impatto, perché lo ha trasformato da un comunista vecchio stampo in un uomo più aperto. Penso sì, che il rapporto con Tonino Bello che lo ha. Sì. Poi è morto tragicamente, giovanissimo, per un tumore. Non si è fatto neanche curare, di fatto. Se non ho la copia, io non posso fare una recensione. Allora glielo faccio. E vedi di far fare anche una recensione, che poi mi dai e la pubblichiamo. L'abbiamo fatta sul blog del Corriere. Ah, io guarda, mi sto scritta io la recensione. Ah, il blog del Corriere, sì. L'abbiamo fatta? Sì, ecco, perché fatta io. Mi scordo proprio le cose. Sì, appunto. Le cose che faccio, oppure in cui c'entro in qualche... Vabbè, perché tu lavori troppo, Eugenio, secondo me. Ormai non mi ricordo neanche più come si chiama. Dovresti fare un po' di vacanze, in Italia. I nomi dei cosi, di tutti i primi ministri e sottosegretari del Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni, ma non mi ricordo i nomi dei colleghi, voglio dire. Perché almeno spero, che sia quello che mi disse una volta un mio amico medico, un urologo, dicendo: ma sai, ogni tanto il cervello resetta un certo numero di informazioni che tiene in memoria e te le ridà quando sei meno pieno di altre. Insomma, questa è una spiegazione così sempliciotta, però che c'ha il suo sistema. Voglio dire. Vabbè, allora... No, ma 17 e 19. Sì, vabbè, aspettiamo un po', che credo che si collegheranno. No, aspettiamo. Storia della Campania. Un attimo, lo volevo pigliare sti cosi del dizionario dei regionali fiumani campani. No, perché è interessante sapere, perché là in mezzo nel libro ho trovato anche un'inchiesta che fa fare su chi sono, sulla tenuta dell'esercito. Sì.
ma non, del, non solo dell'esercito che si chiama, della, quello che si chiama della Venezia Giulia, cioè della zona di confine, voglio dire, che era quello che era più esposto a casi di deserzione, ma lo fa fare su, su, a campione su tutta l'Italia centro-settentrionale, scegliendo però accuratamente alcune, mi si chiama, guarnigioni che, per, insomma, che potevano essere le più. E viene fuori un quadro interessante, voglio dire, nel senso che questi c'erano dei veri e propri reclutatori all'interno dell'esercito che assicuravano a questi il modo di arrivare, mi si chiama, a Fiume passando le linee che erano tenute dai nostri, voglio dire. Cioè avevano proprio delle istruzioni. Devi, se parti da Roma devi prendere quel treno e poi arriverai a quell'ora a Trieste, ti si avvicinerà qualcuno e ti quando manderà, non so, se ti sono finiti i cerini, tu gli risponderai no, e questo allora vai dietro a questo, questo si porterà in un posto e tu passerai le linee, arriverai a Fiume, come si chiama, tranquillamente, senza nessun problema, il che evidentemente vuol dire che, come si chiama, l'esercito non solo aveva dato, come si chiama, la missionaria, aveva dato la come si chiama, il via libera alle brigate d'élite, perché le prime che entrano sono brigate d'élite, ma faceva proprio questo lavoro, come si chiama, capillare dentro ogni caserma, c'era un reclutatore per D'Annunzio. Sì, ma assolutamente sì, perché tutti questi qua che abbiamo, almeno 35 persone, alcuni erano ufficiali, in epoca normale sarebbero stati presi, messi con le spalle al muro e fucilati, fatti processati per direttissimi. Ma non sarebbero invece non gli è successo niente, anzi hanno fatto pure carriera dopo, quindi evidentemente, però quello che notavo, quelli 35 che stanno a fare quelli di Napoli, perché poi bisognava andare a prendere i documenti e Giordano Bruno Guerri gli vuole i soldi, alcuni erano intellettuali, cioè ci stava pure chi era medio, altri anche di istruzione elementare, insomma, c'è gente affascinata dal mito di D'Annunzio che correva a Fiume. No, aveva grossa presa. Poi c'erano anche delle cose che comunque questi qua prendevano doppia paga rispetto a un, come si chiama, un ufficiale o un soldato normale. Ma professore, scusa, ma l'ammiraglio Millo, cioè ci sono delle figure che andrebbero studiate di più, ad esempio pure Millo. Cioè, ma quindi... già studiata abbastanza Luciano, Millo e poi... Io l'ho studiato un pochino. La Marina andrebbe più studiata, è vero. La Marina andrebbe più studiata, sì, certo. Però, perché è una personalità. Io gli ho già, tu le hai dato una bella sgrossata. Gli storici militari un po' lo hanno studiato. E poi che lui è protagonista, lui è protagonista della guerra di Libia. Sì. Non poi è anche ministro, è un uomo di Giolitti. Fa il forzamento dei Dardanelli, voglio dire. È un uomo di Giolitti, è un uomo di potere vero nell'Italia, prima della Prima Guerra Mondiale, durante e dopo. Perché ha accolto a braccia aperte, mi si chiama, D'Annunzio a Zara e ha decretato la fusione tra le truppe al suo comando e i legionari fiumani. E lui dice, ma io ho ricevuto, come si chiama, autorizzazione dal ministro della Marina. Che si chiamava, ma adesso non mi ricordo. Okay. Che anche lui era un ammiraglio, voglio dire, come tutti, mi si chiama, durante, no, poi nel secondo Nitti passa a Bonomi, ma quello era più D'Annunziano. Ma la Marina era tutta per D'Annunzio. Prima del bombardamento di Fiume, loro hanno paura che la Marina non risponda agli ordini, voglio dire. Poi pure là, guardate, se si va a vedere un po' negli archivi e nella documentazione, anche non solo italiana, e tutti dicono, beh, a Fiume là è stata una passeggiata militare, perché praticamente... I D'Annunziani non hanno posto resistenza, ci siamo stati in tutti 45 morti del Regio Esercito. E nei rapporti dell'intelligence inglese danno 200 morti. E io tendo a credere che comunque la cifra sia più elevata di quella data dai comandi italiani, perché se no non avrebbero bombardato la città.
Cioè, bombardare la città con la nave, con la croce, come si chiama, col tricolore, la croce di Savoia, succede in due casi. Genova nel 49 e nel 66 a Palermo, ma là siamo di fronte a due, come si chiama, rivolte grosse, voglio dire, indomabili. Molto probabilmente avevano capito che andando via terra, un attacco via terra, avrebbero perso un numero grosso di morti, hanno bombardato la città, bombardando la città però bombardi pure. Acchiappi pure i civili, quindi una di quelle decisioni, insomma, da prendere, voglio dire. Vabbè, quindi... Comunque, Milo, sarebbe interessante leggerlo poi appunto come un elemento del rapporto fra militari e politici nell'Italia liberale. Cioè, sì, Milo è ministro nel governo Giolitti insieme a Nitti, cioè si conoscono molto bene personalmente. Quindi anche lì, uno, come ha detto Armando, se uno studiasse... Milo non solo come figura, diciamo, grande ammiraglio pseudotale, ma come figura dell'establishment italiano, diventa uno sguardo originale sulle vicende italiane di quegli anni. Una bella biografia, cioè, c'è una bella biografia fatta bene. Ma professore, scusa, ma gli archivi della Marina tutto è Badoglio. Io continuo a dire a tutti, fate una... Gli archivi della Marina sono aperti, sono, sì, sono aperti, stanno all'Eur, stanno all'Eur gli archivi della Marina. No, non so se, no, non è proprio l'Eur, stanno... Stanno vicino a casa mia, stanno a San Giovanni. Stanno a San Giovanni. Quindi... Io ci sono andato tanti anni fa, sono abbastanza gentili, cioè, si lavora bene. Ma poi basta domandare a Andrea. Però Milo sì, è importante, come non solo lui, perché ci sono anche altri ammiragli, voglio così... No, perché purtroppo noi studiamo la storia dell'Italia sottovalutando il ruolo dei militari, questo è un grosso problema. Ma quello che tiene tutte le fila dall'inizio è Badoglio. Io dico sempre, sì, ma sono tante figure di generali ammiragli che in realtà hanno un grosso peso nell'elite italiana, sia nel periodo liberale che in quello fascista, no? E come vediamo oggi ce l'hanno in fondo anche, e stanno tornando ad averlo anche nell'Italia attuale, no? Vediamoci che è. La Marina soprattutto. Ah, le sei, c'è il figliuondo, ma poi c'è... Ma sai, là però avevano avuto un aumento di potere dovuto alla Grande Guerra, voglio dire. Questi erano, in alcuni casi erano diventati veramente i signori della guerra, cioè facevano loro... Ma nell'Italia liberale i militari sono sempre signori della guerra, l'Italia liberale fa sempre guerre. Cioè, tendiamo a scoderci questa cosina, che questa idea dell'italietta che non è affatto vera. È una fesseria, è una fesseria fatta l'italietta, è una fesseria messa, che poi va presa sulle masse. È una cosa di propaganda nazionalista, ma l'Italia liberale punta moltissimo sulle forze armate, che sono un elemento cruciale anche della tenuta dello Stato, no? Sul piano interno. Però fino alla prima guerra, alla fine della prima guerra mondiale, queste forze armate sono decisamente lealiste, Dopo, con la loro presenza in tutte le zone di occupazione, perché poi noi mandiamo soldati dappertutto, alla Russia, e questi hanno, prendono dei poteri che travalicano, Ma guarda che è sempre così nell'Italia liberale. Cioè, se tu prendi le guerre coloniali di Crispi, il ruolo dei militari, cioè Barattieri, ma Barattieri vuol farla lui la politica coloniale italiana. Non so, però non ci riesce. Questo tema del rapporto militare politici è un tema che c'è sempre. Poi ci interviene pure il ruolo del re, della monarchia, no? Quindi, io inizio le condivisioni, scusate che sono quasi... Sì, ok, dai, iniziamo. Inizio le condivisioni, vado su Facebook, vi uscirà una cosa, insomma, voi premete ok. Intanto vedo Mario Isninghi che è presente, che saluto con grande simpatia. Allora, iniziamo? Un attimo solo, che dobbiamo fare la condivisione, cioè dobbiamo andare su Facebook. C'ho io un paio di minuti, dovevo farlo prima. Beh. Le chiacchiere ci hanno distratto. Sì. Comunque Pupo ha scritto un bel libro su questo. Raul Pupo. La connessione è strano, però, che non mi fa condividere.
se no poi lo mettiamo dopo allora su Facebook. Perché a me ha dato come organizzatore Eugenio, non so se questo conta, non lo so. E vediamo un po'. Diretta Facebook e non... Strano, perché io a me non mi faceva entrare proprio perché non ero invitato. Nel caso in cui non dovesse andare, noi procediamo lo stesso e poi lo mettiamo dopo in rete. Ok. Una da fare per forzare. I sistemi sì, vogliono che due... Condividi. Oh, noi siamo già... Ecco. Siamo a 31, ci siamo quasi. Sì. Ok. 7 partecipanti, ma continuiamo. Ok, va bene, siamo in diretta Facebook. C'è cosa, ragazzi? Un attimo solo che faccio le condivisioni e poi andiamo. Ci ha preso quell'argomento che è molto interessante. Vabbè, poi ne parleremo a lungo su questo. sì. Mi auguro almeno. Ciao Matteo. Ciao Eugenio, buongiorno. Ah, prego tutti quelli che hanno i partecipanti, esclusi noi, o forse anche noi. Ah, prego di chiudere i microfoni. Ecco. Diciamo che i microfoni devono essere chiusi, salvo quella la persona che parla, voglio dire. Ok, perfetto. Andiamo. Un attimo solo che prendo qui le coordinate. Così ci diamo tutto. Buonasera a tutti gli spettatori. Stasera parleremo del carteggio tra Volpe, tra Gioacchino Volpe e Benedetto Croce. L'ultimo libro, il professore Eugenio Di Rienzo, si chiama La storia ci unisce e la realtà politica ci divide un poco. Ironicamente, perché poi ci fu la rottura definitiva. Lettere di Gioacchino Volpe a Benedetto Croce, dal 1900 al 1927, quindi per quasi un trentennio. Edito dalla società editrice Dante Alighieri, Roma 2021, 188 pagine che si leggono d'un fiato, al costo di soli 9 euro. Abbiamo a parlare con noi due professori, Luciano Monzali, ordinario a Bari di Storia delle Relazioni Internazionali, e Bruno Figliuolo, ordinario all'Università di Udine di Storia Medievale, che ci aiuteranno a comprendere. Ne sono state fatte diverse recensioni, perché è veramente un libro che merita l'attenzione di qualsiasi studioso, e anche un rapporto prima, possiamo dire, amicale, poi apertamente conflittuale, tra due storici, tra due persone che hanno segnato la cultura del tempo. Io darei la parola subito al professor Monzali, poi mi riservo di fare qualche domanda. Forse conviene che inizia Bruno. Allora, al professore Figliuolo, e poi mi riservo di fare qualche domanda. Prego, professor Figliuolo. Buonasera a tutti, grazie di questo invito. Siamo qui a parlare di un libro importante, molto importante. Finalmente, viene da dire, finalmente abbiamo le lettere di Volpe a Croce, ma in realtà abbiamo l'intero carteggio, in realtà, anche se il titolo è più understatement che non carteggio, appunto. Poi spiegheremo anche il motivo. Scusa? Spiegheremo anche il motivo di questo. Certo. Il volume è stato già notato, è un volume ridotto nelle dimensioni, come vedete, è un sedicesimo forse, in sedicesimo, dal costo veramente, veramente contenuto, appunto solo 9 euro, ma è un volumetto aureo. Aureo perché il rapporto Volpe-Croce, nel rapporto Volpe-Croce c'è in realtà tutta la storia della storiografia italiana tra la fine dell'Ottocento e diciamo almeno la fine della prima guerra mondiale e l'avvento del fascismo. Come ogni buona edizione, si compone di tre parti, è un volume tripartito per così dire, di tre livelli più che di tre parti.
Questi livelli sono l'offerta del testo, la trascrizione critica del testo. Non semplice, perché Volpe ha una grafia molto nervosa, molto complicata, scrive in ogni ritaglio di carta, al contrario, di lato. Insomma, non è semplice da comprendere la grafia di Volpe. Poi c'è il livello del commento, e qui veramente Di Rienzo è un maestro inarrivabile. Credo che conosca più di chiunque altro probabilmente al mondo le relazioni reciproche tra personaggi, i vari carteggi e così via. Insomma, è un commento ricchissimo. E infine un densissimo saggio introduttivo. Il volume, io lo so, ma si vede d'altra parte, ha avuto una genesi piuttosto faticosa, nel senso che era probabilmente già pronto molti e molti anni fa, direi a occhio almeno una decina, se non una dozzina di anni fa. Sì, l'importante è che sia uscita. Ecco, se poi Eugenio vuol dire qualcosa a questo proposito, lo dirà, io non so le ragioni, però diciamo che è uno stop and go, per così dire, c'è stato di questo volume. Ora, dal punto di vista del testo, possiamo dire che le lettere edite sono 84. 80 sono di Volpe a Croce, ma tre sono di Croce a Volpe, la numero 5, 80 e 84, e una è di Volpe a Giuseppe la Terza quando pensa di pubblicare un volume sui comuni, e insomma si scrive alla Terza per sapere qualcosa in proposito. Resta inedita una sola lettera di Volpe, di nessun momento e di nessuna importanza, di Volpe a Croce, credo del 1916, in cui Volpe prende un biglietto in cui gli dice semplicemente che manda una recensione di un amico della critica che era rimasto insonno per lungo tempo e che ha fatto una recensione a Raulich, un libro sul risorgimento di Raulich. Quindi le lettere alla fine sono 81 di Volpe a Croce, tre edite di Croce a Volpe, ma ce ne sono poi altre quattro di Croce a Volpe che Di Rienzo in realtà pubblica, perché non pubblica in pratica soltanto la parte iniziale con qualche inciso di nessun momento all'interno, ma in realtà. E quindi sono sette. Di queste sette, quattro sono conservate nella bellissima, diciamolo, Biblioteca di Sant'Arcangelo, ottimamente tenuta, ottimamente condotta. E voglio fare il nome della biblioteca, della responsabile, non della direttrice, ma dell'Arcangelo di Roma. Ecco, Lisetta Bernardi, perché veramente si lavora con molto piacere e con molto profitto a Sant'Arcangelo. E dunque, quattro sono a Sant'Arcangelo, altre tre sono minute nel fondo Volpe. Tralascio qualche refuso che non ha nessuna importanza, ma ove mai, poi, visto che è probabile che sia una seconda edizione, segnalerò a Eugenio per migliorare, ovviamente, il... Del commento veramente non avrei che dire, perché è inarrivabile la conoscenza delle relazioni reciproche tra tutti i personaggi che in qualche modo entrano in questa storia, coloro che sono appena menzionati, le allusioni, le edizioni, le recensioni, sono tutte ritrovate precisamente e restituite al lettore. Veniamo però al punto principale. Di Rienzo scrive una densissima introduzione, abbiamo detto, con una tesi forte, molto forte e molto netta. Cioè c'è una rottura netta sostanzialmente per ragioni politiche. Cioè si arriva alla rottura tra Croce e Volpe nel momento in cui Volpe aderisce con forza, convintamente al fascismo, e Croce se ne distacca, dice Di Rienzo, un po' per volta e mette alla sbarra Volpe. E, indubbiamente questo è vero ad un certo punto. A me pare però che la cosa sia
forse perché noi medievisti siamo abituati, per così dire, a muoverci nell'analisi più che nella sintesi, offra una lettura sfaccettata che cercherò di dare la mia impressione, il mio parere. Innanzitutto, vediamo un po'. Indubbiamente Croce vede in Volpe, e in questo di Rienzo ha perfettamente ragione, lo scrive a più riprese, non solo a Volpe, identifica in Volpe lo storico ideale per portare avanti il proprio programma. E Volpe lo ripaga con una serie di recensioni molto importanti e molto apprezzate da Croce. Quella ad Adenauer del 1904, quella ad Arias con la risposta del 1906, una sull'insegnamento della storia del 1907, una a Romolo Calabrese dell'8 e una rassegna ai volumi di storia economica di Einaudi, Prato e Pugliese del 1910. Poi basta, non scrive più sulla critica dopo il 10. Non vuol dire niente, non necessariamente questo comporta... Non sto dicendo nulla di una scienza che è importante. Sì, ma insomma, però è un fatto che dopo il 10 non scrive più. E una serie di recensioni gli sono rifiutate dopo. Allora, io purtroppo non sono nel mio studio e dunque chiede di fare una recensione sul suo articolo sull'ultimo cinquantennio nel 24 e Croce rifiuta. Recensione ad Anatole France dell'8, rifiutata. Ad Effele del 1913, questo non credo che sia rifiutata, credo che lui lo stampi altrove. Poi relazione al congresso londinese del 1913, rifiutata. Il profilo di Crivellucci del 15 ugualmente non lo chiede di stamparlo sulla critica e non lo stampa. Programma storico d'Italia in collaborazione del 21 e albori della nazione italiana anche nel 21. Infine una recensione che lui propone a Manaresi nel 24, ma ormai siamo già praticamente alla rottura, i placidi del Regnum Italiae, che ugualmente non gli viene pubblicata. Non tutte, dicevo, queste recensioni sono rifiutate in realtà. Il fatto è, insomma, a mio parere, che i due non si intendono ad un certo punto, non si intendono più come prima, ed è reciproca la cosa. Non è che Croce mette da parte Volpe, non lo riconosca più. È anche il contrario, cioè Volpe non si identifica nella critica, perché le recensioni che manda, per esempio il profilo di Crivellucci, il programma, e poi gli inviti alla conferenza milanese che nel 21 e 22 che Croce rifiuta al circolo numismatico milanese, ci sono una serie di interventi, per esempio la relazione al congresso londinese del 13 che Volpe, che Croce rifiuta, cioè Volpe invia una serie di cose identificando nella critica una rivista come tante, una rivista come le altre, cioè non è la sua rivista di riferimento, non si identifica in questo progetto culturale di Croce, ha un'altra visione della storia in realtà. E sono recensioni che Croce rifiuta alcune a ragion veduta, insomma l'avrei rifiutate anch'io. Di Rienzo, che è uomo più sanguigno di me, le avrebbe rifiutate in malo modo, direi, per esempio, perché lui dice l'ho stampata altrove, però la cambio un po' e la stampo da te, insomma, cose che, ecco, insomma. I due non si intendono da un certo punto in poi, o meglio, non collimano più. Quando accade questo, io avrei qualche idea in proposito. Dunque, gli studi sui movimenti ereticali, Croce li scrive tra il 7 e il 12, non sono fatti per piacere a Croce e nemmeno a Novati, lo dicono tutti.
Cioè, sono proprio nel pieno della scuola economico-giuridica. Il movimento religioso, spirituale, che Volpe vedeva, che Croce vedeva trascendente, in Volpe invece è perfettamente immanente e emanazione di questi ceti sociali. Infatti i contemporanei lo scrivono. Non può piacere al Novati la relazione di Volpe, appunto è lo scritto di Volpe. Che ne dica il mio amico Artifoni? Sono nel pieno della concezione economico-giuridica, tra il 7 e il 12. E poi gli scritti su Volterra, i tre scritti appunto che Volpe, dunque, sono su Volterra, Massamarittima e Sarzana, sono tra il 13 e il 16. Qui mi pare che faccia fede, non sempre naturalmente le date di Volpe sono corrette, per esempio lui dice che rompe con Croce nel 27-28 e naturalmente non è così, a quel momento è una rottura clamorosa, esplicita, ma la rottura è precedente, non si arriva al 27-28. Però questa lettera a Sestana mi pare che invece colga un momento, che si scrive nel 63, colga un momento importante. Vi leggo il passo. Ma ormai ho finito la correzione di Volterra, Massamarittima, Sarzana, scritte tra il 13 e il 16, pubblicate più tardi. Dio mio, che fatica asfissiante! Mi pareva di camminare carponi sulla terra per riconoscere, contare, ordinare, definire i fili d'erba, i sassolini e magari le formiche che coprono il terreno. Penso che questa impressione abbia avuto Croce quando prese ad avermi a noia e anche qualche volta a farsi beffe di me. Ma su questo senso di asfissia finisce con l'accompagnarsi in me, col sovrapporsi un senso di soddisfazione. Croce si era fermato a quella prima osteria. Per l'opera allora compiuta, per quella minuziosa ricostruzione di una società quasi elementare, quale quella attorno al 1000 e sua evoluzione, una società ordinata su nuove basi, operosa, colta, progressiva, bene articolata tra le sue varie parti, pur tra contrasti. Dice Volpe, sostanzialmente, insomma, il contrasto è tra un filosofo che ha una forte filosofia della storia, che tende ad imporre, che vuole imporre, e uno storico medievista, quando era ancora Volpe nel 13, analitico, che va a guardare tutti i fili d'erba, che vede, che non vede una ratio estranea ai documenti che studia e che quindi rifiuta questo modo di impostare la storia. Credo che a questo punto Volpe non continua a stimare Volpe, ben inteso, lo stima sicuramente fino al 16, 17, probabilmente anche più avanti. È molto bello quello che scrive e dimostra la sua perizia filologica, quello che scrive di Rienzo, recuperando un passo di Croce e spunto in un'edizione successiva in cui aveva elogiato Volpe, ma poi successivamente spunge la lode a Volpe. Però credo che quando nel 15 Volpe scrive il famoso giudizio sulla scuola economica giuridica, che poi finisce in teoria e storia della storiografia, già qualcosa non funzioni più perfettamente, perché lui mette Volpe e Salvemini allo stesso livello, come all'interno, come i migliori della scuola economico giuridica, ma dentro la scuola economico giuridica. È vero che la lettera di Volpe, la numero 69 del 21, perché scrive nel 15 ma esce nel 21 la nota di Croce, scrive, attenzione perché è sottile, ho letto sulla critica ultima e vi ringrazio del giudizio che avete dei miei scritti. Ve ne scriverò con più comodo.
Spero che in una seconda edizione possiate tener conto anche di altre cose che sono in preparazione, per quanto ritardate dalla... per quanto ritardate poi, non importa. Insomma, non è una lode sperticata quella di Croce, e la risposta di Volpe non è soddisfattissima. Insomma, per concludere almeno questo primo intervento, a parer mio c'è una filosofia della storia, Croce vuole un Volpe allineato, vorrebbe un Volpe allineato che studiasse la spiritualità e studiasse la cultura. Volpe non ha queste capacità, non ha questo interesse, non le vede come motori della storia, non vede un motore della storia. Lui, la storia, insomma, è qualcosa che si evince dal farsi faticosamente, la società che fa la storia. Certo. È quello che piacque a Violante, il fatto che non ci fosse nulla di trascendente, ma fosse appunto immanente lo studio della storia. Che piacque a Violante, che ha fatto la storiografia italiana. Perché io da poco ho sentito il migliore degli storici siciliani, Enzo D'Alessandro, che ha detto: ma noi non studiavamo la monarchia, perché noi eravamo affascinati da Volpe e Salvemini, dal terzo capitolo del libro di Salvemini e dall'opera di Volpe, perché ci portavano all'interno del movimento della società senza precostituzione, senza immagini precostituite. Ecco, io ho l'impressione, e infatti Volpe poi, chi sarà lo storico della critica? Molti anni più tardi, dal 28 almeno, sarà Omodeo, che invece è perfettamente allineato alle posizioni di... E in mezzo non c'è nessuno. Cioè, non trova colui che veramente abbia la capacità di comprendere di filosofia e di vedere un motore della storia che sia al di fuori dell'evoluzione storica, ma che lo guidi, la libertà, le classi dirigenti, la spiritualità. Tutto questo Volpe non lo vuole, non è che non lo capisce, non lo vuole, non gli importa, non la vede così. Ecco, io credo che i primi granelli, per così dire, di... Poi dopodiché è tutto un altro discorso, la feroce addirittura con cui si arriva alla rottura, e questo indubbiamente è portato del fascismo e della polemica politica. Però se, insomma, leggendo i Tacquini, l'amicizia è forte fino al 14, si vedono, ma nel 17, per esempio, quando Volpe va a Napoli, è venuto il professor Gioacchino Volpe, in genere lo chiama più cordialmente, insomma, per discorrermi un cosiddetto ufficio storiografico a Roma, presso il Ministero della Guerra, poi altre persone, sicché non ho potuto fare altro. Insomma, nel 17 lo liquida quasi come un seccatore. Va bene, io non voglio, mi pare di, esattamente 20 minuti, non travalico. Grazie, grazie. Professor Monzali, prego. Senti, scusami, forse per me sarebbe più facile rispondere. Forse è meglio che parlo io, Eugenio, poi tu concludi il discorso, sì. Secondo me è più logica come sì, cosa. Sì, certo, certo. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, ringrazio Armando Pepe per avermi invitato e Eugenio Di Renza a discutere questo libro. Devo dire, ho ascoltato con molto interesse Bruno Figliuolo nella sua analisi, che io la condivido se parliamo del Volpe medievalista, però se parliamo del Volpe a partire dalla metà degli anni 20, che si dedica allo studio della storia e delle relazioni internazionali e spinge fortemente lo studio della storia e delle relazioni internazionali, è tutta una storia di classi dirigenti quella che fa Volpe e i volpiani. Quindi secondo me nell'interpretare Volpe dobbiamo appunto tenere conto di questo passaggio importante, che sono la metà degli anni 20 e il suo cambio di interessi, no? L'attenzione verso la storia contemporanea, e per Volpe la storia contemporanea, gli anni 20 e 30, è soprattutto storia delle relazioni internazionali. Bueno, questo è il mio punto di vista, insomma, poi magari ne parliamo dopo. Allora, io l'ho già scritto, l'ho detto varie volte, io ho molta stima di questo lavoro che Di Renzo fa, di studio, di riflessione, di valorizzazione di figure come Benedetto Croce e Gioacchino Volpe.
Io penso che nell'Italia di oggi stiamo vivendo una grave crisi culturale, di degrado culturale, ma anche di confusione, di rischio di discontinuità culturale con quelle che sono le nostre grandi tradizioni politiche della nostra storia. Di fronte a questo rischio della discontinuità culturale, penso che bisogna tenere viva l'attenzione verso i classici della storiografia e della cultura italiana. E quello che secondo me Eugenio Di Renzo fa, scrivendo, pubblicando testi su Volpe, su Croce, di Volpe e di Croce. Quindi io penso che la cultura italiana gli debba essere molto, molto grata. Io invito sempre i giovani a leggere i grandi classici della storiografia italiana. Mi è stato insegnato così quando ero giovane io, dal mio maestro Pietro Pastorelli, e secondo me è stato un insegnamento molto saggio. Ovvero, i classici non solo sono dei modelli, ma ci consentono di capire i grandi valori e i grandi problemi della nostra vita come esseri umani, come parte della nostra nazione. Quindi leggere Croce, leggere Volpe, al di là dei loro singoli limiti di certe cose che scrivono, ci permettono di capire tante cose e devono essere un punto di riferimento soprattutto per i giovani storici di oggi. Quindi secondo me questo impegno di Renzo bisogna riconoscerlo. Pochi si interessano a Volpe, pochi si interessano a Croce in questo momento. Io ho sentito critiche nei confronti di Croce, tuttora le sento ripetere, che sono di una banalità assurda, proprio di gente che non sa più cos'è stato il ruolo di Croce nella storia italiana e cos'è stato il pensiero crociano. Quindi anche questo libro ci aiuta a riflettere su queste due grandi figure. Io come storico delle relazioni internazionali devo dire e riaffermare che se noi non conosciamo l'opera di Croce e non conosciamo l'opera di Volpe, non capiamo cos'è stata la storiografia italiana delle relazioni internazionali negli ultimi 70 anni, perché senza sapere cos'è stato Volpe, cos'è stato Croce, non possiamo capire i principali storici italiani delle relazioni internazionali. Dallo Chabot e del Morandi, che si interessavano molto di storia diplomatica negli anni 20, 30 e 40, ai grandi maestri della mia materia, Franco Valsecchi, Ruggero Moscati, Ennio Di Nolfo e poi naturalmente Mario Toscano, che è il maestro della mia scuola. Quindi leggiamo Volpe, leggiamo Croce, leggiamo le cose che scrive Renzo, anche se talvolta non le condividiamo, però ci aiutano a riflettere, a pensare, a tenere viva questa tradizione, che è la grande tradizione della storiografia politica italiana dell'8-900. Quindi è importante tenere, che è uno sforzo che fecero pure Croce, se uno riflette sulla storiografia crociana, anche quella volpiana, queste sono le cose che mi hanno sempre interessato in loro, l'attenzione verso il passato, l'attenzione verso la diversità anche culturale, il tenere viva una continuità, l'attenzione verso i maestri, anche rileggendoli criticamente, e proprio collegandosi al passato e modificandolo e ripensandolo che noi possiamo andare avanti. Questa mi pare una grossa lezione che l'Italia oggi sta dimenticando. Quindi ecco l'importanza dei classici. Classici, al di là delle simpatie politiche, io trovo triste, per esempio, che la sinistra italiana sta dimenticando grandi storici come Candeloro e Spreano. Ma come si fa a dimenticare Spreano e Candeloro se vogliamo capire la storiografia italiana del Novecento? Io sono basito, devo dire, da quello che vedo nell'Italia di oggi. Ma torniamo al carteggio Croce Volpe. Secondo me il carteggio mostra molto bene un po' l'evoluzione dei rapporti fra i due. Naturalmente la fascinazione che per Volpe ha Croce, così come ha il suo amico Gentile, perché questo è un aspetto che dobbiamo tenere molto conto. In realtà il rapporto con il gruppo della critica di Volpe passa soprattutto attraverso Gentile, che era suo amico personale, perché avevano studiato insieme in Toscana, Pisa. Quindi c'è questa fascinazione che il carteggio mostra bene di Volpe verso l'opera di Croce, no? Quindi questa rilettura, ripensamento della cultura italiana, l'analisi critica del positivismo, del marxismo, il tentativo di creare un nuovo storicismo che fonda dimensioni culturali con dimensioni economiche. Quindi un grande sforzo, rinnovamento della filosofia, no? C'è proprio una lettera in cui Volpe riconosce esplicitamente l'importanza di porre la filosofia come elemento di una storiografia, no? Se non abbiamo idee, se non abbiamo valori, che storiografia possiamo fare? Una storiografia morta, no? È chiaro che i valori servono, le idee servono per animare la ricerca storiografica. Croce, Gentile è un altro elemento cruciale, che naturalmente però manca un po' in questo volumetto, nelle lettere, chiaro. Sono grandi animatori della vita culturale italiana. E il Volpe, giovane storico ambizioso alla ricerca della cattedra, si vede chiaramente dal carteggio che dà molta importanza a costruire un rapporto con Croce e Gentile.
E poi vediamo l'evoluzione del rapporto, no? Volpe che diventa docente a Milano e poi i rapporti cominciano a diventare problematici, no? Con la, soprattutto a partire dalla Prima Guerra Mondiale. Prima Guerra Mondiale dove, mentre Volpe si allinea sulle posizioni di Gentile e vede nella Grande Guerra la possibilità di trasformare il ruolo dell'Italia, di rendere l'Italia finalmente la grande Italia, l'atteggiamento di Croce è molto più scettico e timoroso. Anche qui dobbiamo, secondo me, sempre un po' distinguere fra il pensiero crociano, che è un pensiero potentissimo, inquieto, dove non c'è mai fine, è tutto un pensiero continuamente dinamico, con l'uomo Croce, con le idee dell'uomo Croce, che è invece un uomo, in fondo, come dice Eugenio di Rienzo, un conservatore, un vecchio signore, gentiluomo del Sud, che vede con preoccupazione la guerra, perché ha molto buon senso e in fondo capisce molto bene cos'è l'Italia. E quindi capisce, meglio di tanti altri forse, che la guerra rischia di accelerare un processo di evoluzione che c'è in Italia, di accelerarlo in direzioni che non sono più controllabili da quella che secondo lui deve essere l'elemento di guida dell'Italia, ovvero la vecchia classe dirigente liberale. Ecco quindi il sorgere di un dissidio, di un punto di vista diverso, no? Come dice Gentile Volpe, Benedetto non capisce cos'è la grande guerra, non l'ha ancora capito, no? E questo è un inizio di un dissidio che poi dopo, nel primo dopoguerra inizialmente si rapacifica, ma poi riesplode con il successo del fascismo. Allora anche qui bisogna, secondo me, riflettere un attimo sul momento cruciale della rottura. Croce, Gentile, Solmi, Volpe sono nel 21, 20-21, alla fine d'accordo sulla strategia da usare verso il fascismo, che è la vecchia strategia liberale. Se voi studiate Giolitti e Sonnino, qual è la politica che Giolitti e Sonnino all'inizio del secolo hanno verso le estreme sinistre e i cattolici? Assorbirli nel sistema liberale. È la politica del trasformismo, di fatto, no? Pure Sonnino come Giolitti fanno la stessa politica, vogliono fare... qual è il primo governo liberale dove c'è un ministro radicale nell'Italia liberale? Primo governo Sonnino. Quindi non è vero che c'è differenza di strategia fra Giolitti e Sonnino su queste cose. Cosa fanno i liberali dopo la Prima Guerra Mondiale? Emerge il fascismo, cercano di assorbirlo, di dominarlo, come hanno cercato di fare con i cattolici di Gentiloni e i socialisti di Bissolati. Solo che naturalmente il problema qual è? Il problema è che il fascismo non si fa domare dai liberali, ma al contrario, usa le divisioni e la retratezza di liberali che in fondo non hanno mai creato un partito nazionale, una forte... Qual era il partito dei liberali? Era lo Stato, naturalmente. E quindi fuori dallo Stato loro non riescono a fare una vera azione di radicamento nella società italiana. Ben diverso invece il partito milizia del fascismo, quindi... Il fascismo ha un'energia, ha una forza che i liberali non lo riescono a contrastare, in più sono divisi. Ecco che allora è qui che si spacca e si differenzia l'atteggiamento tra Volpe e Croce. Ovvero, quando i fascisti non sono più uno strumento dei liberali, che bisogna fare? E quando i fascisti cominciano a comandare, a fare vedere che hanno delle loro idee che non sono proprio quelle che piacevano alla vecchia tradizione liberale, rispetto del Parlamento, delle libertà, eccetera, eccetera. Croce comincia a contrapporsi sempre più, 22, 23, 24, progressivamente. Invece Volpe aderisce e sostiene questo movimento fascista. Allora, sulle ragioni del diverso atteggiamento dei due, naturalmente ci sono anche dei fattori personali. Volpe sta a Milano, ha creato un rapporto personale con l'ambiente fascista di Mussolini, è ambizioso, è giovane, vuole fare politica, vuole emergere, no? Nel 24 ottiene il trasferimento a Roma, quindi ha delle ambizioni personali che giocano un elemento importante anche nell'adesione al fascismo. In Croce tutto ciò non c'è naturalmente. Poi c'è una visione diversa del futuro dell'Italia, che si ricollega all'atteggiamento verso la Grande Guerra. Per Volpe, di fronte al fallimento della classe dirigente liberale di assicurare i risultati territoriali che l'Italia meritava dopo la guerra, questo è sostanzialmente ai suoi occhi delegittima il vecchio establishment liberale. E quindi lui vede in fondo un fascismo che integra vaste componenti del mondo liberale, come gente come lui, come Gentile, come Solmi. È visto in fondo come... Poi c'è questo mito di Mussolini, Volpe lo ha conosciuto personalmente a Milano, Mussolini. E quindi...
E quindi c'è un carisma di Mussolini che gioca su in Volpe, indubbiamente. Ecco che quindi Volpe accetta il fascismo e quindi soprattutto dopo le leggi fascistissime c'è la spaccatura con Croce. Spaccatura dove dal carteggio, la mia interpretazione del carteggio di questi anni fra i due è che in realtà Volpe è ipocrita. Perché è ipocrita? Perché quando dice ma noi dobbiamo tenere la cultura lontano dai dissidi politici, queste cose, dice qualcosa di astratto. Perché quando a uno gli arrivano gli squadristi e gli spaccano casa o gli bruciano la biblioteca o gli distruggono la biblioteca, e quando c'hai le spie del governo che ti pedinano giorno dopo giorno per controllare cosa fai, è difficile separare la vita culturale dalla vita politica. E quindi è chiaro che è un atteggiamento ipocrita, superficiale, quello di Volpe, che maschera in realtà il fatto che il dissidio fra due è, come dice Eugenio di Rienzo, politico, e inevitabilmente non è riconciliabile, come non sarà riconciliabile il dissidio fra Croce e Gentile. Quindi quest'idea di separare la cultura dalla politica è naturalmente un'assurdità e non è possibile nell'Italia di quegli anni. Io vorrei però, ecco, un attimo riflettere sulla conseguenza negativa di questo scontro, no? Che c'è, che ha poi manifestazioni pubbliche, contrapporre Italia in cammino con la storia d'Italia di Croce. Si viene a creare poi nei decenni successivi, no? E rimane fino ad oggi, quest'idea di Volpe, un malinteso secondo me, è anche uno stereotipo, l'idea di Volpe, lo storico per eccellenza fascista, cosa che in realtà Volpe non fu mai, perché come ha raccontato De Felici in un bellissimo saggio in quel convegno su Federico Chabot organizzato a Vicenza negli anni Ottanta, e poi negli studi di Eugenio di Rienzo su Volpe, Volpe sicuramente fu fascista, appartiene all'establishment fascista, ma non ebbe mai una posizione di prima fila a livello di potere. Cioè, a differenza di altri intellettuali e storici che aderiscono al fascismo, come lo stesso Gentile, ma pensiamo a Arrigo Solmi. Arrigo Solmi, che era amico anche di voi, Arrigo Solmi diventa deputato, senatore, sottosegretario al Ministero dell'Educazione Nazionale, ministro della giustizia. Ma quando mai Volpe ha avuto posizioni di questo potere nell'Italia fascista? Mai. Perché? Eppure le avrebbe volute avere. È molto ambizioso. Cerca di emergere, no, negli anni 20 all'interno del regime, ma non ce la fa. Perché non ce la fa? Ci sono varie ragioni. Io penso che alla fine la ragione sia che Mussolini non si fida di lui. Non si fida, è diffidente. Eugenio ha raccontato vari episodi nella sua biografia di tutto ciò, anche perché Volpe, a differenza di altri, come lo stesso Solmi, come Ercole, è un uomo un po' inquieto. Non ama il conformismo, è uno spirito libero, non gli va di prendere gli ordini alle persone meno intelligenti di lui. Quindi uno dei miei primi studi è stato su Arrigo Solmi, è per quello che sono un po' fissato. Io trovo incredibile che Arrigo Solmi non venga maggiormente studiato in Italia, perché mi sembra uno degli intellettuali simbolo dell'Italia fascista. Eppure non ci sono studi biografici su di lui. Eppure è stato anche un grande intellettuale che ha avuto un impatto enorme, no? Pensiamo solo... non solo nella storia delle relazioni internazionali, Mario Toscano si laureò con Arrigo Solmi, Maranini era un allievo di Arrigo Solmi, ma nella storia del diritto italiano, pensiamo a Mor, c'è Bruno Figliola a Udine, Carlo Guido Mora era un allievo di Arrigo Solmi, ma Solmi ha avuto un impatto che esiste tuttora nella storia italiana, però vedo che è stato... Solmi è di una spregiudicatezza, di un cinismo. Cerca, c'è stato un saggio recentemente interessante che ha mostrato che lui cerca di falsificare la sua iscrizione al partito fascista anticipandola di qualche mese pur di ottenere maggiori benefici all'interno del regime. Ha avuto vari allievi ebrei e nonostante questo non solo sottoscrive come ministro della giustizia le leggi razziali, ma poi fa degli scritti a favore delle leggi razziali. Quindi vediamo, poi proteggerà molti ebrei, Solmi, come fece Gentile, ma c'è una politica, diciamo un cinismo, una spregiudicatezza che spiega perché Solmi avrà successo nell'Italia fascista e Volpe no. Quindi ecco che questa rottura Croce-Volpe ebbe poi un impatto sull'immagine di Volpe, secondo me molto negativa. E questo mito di Volpe superfascista non è vero. Non è vero, Volpe negli anni 23 ne torna a sé, crea un gruppo di studiosi, molti dei quali sono gli ex allievi di Salvemini, che Salvemini non può più aiutare, e gli aiuta l'ex amico Volpe.
E poi aiuta la vicenda di Nello Rosselli, è eclatante, ma come viene interpretata all'interno degli ambienti fascisti questo ruolo, questo atteggiamento di Volpe e questi gruppi di giovani che ha intorno? È un inaffidabile. E però questo spiega l'importanza di Volpe. I migliori talenti della storiografia italiana degli anni 20, 30, inizio anni 40 passano attraverso il rapporto con Volpe. Pure Candeloro, allievo di Gentile, studia con Volpe. Per questo vi dico, dico ai giovani storici italiani di destra, di sinistra, di centro, se non vi studiate Volpe, il suo ruolo, le sue opere, non capite la storiografia italiana dei decenni successivi. Ma come facciamo a capire Candeloro se non abbiamo letto Volpe? Candeloro che addirittura scrive la storia dell'Italia moderna ispirandosi al titolo del libro di Volpe, no? Per dire, cioè, proprio, e uno legge Candeloro, lo vede che Gentile, Volpe e Croce sono i grandi punti di riferimento. In questo lui è molto gramsciano. Perché Gramsci, cosa, in fondo, cosa fa Gramsci in fondo? Rilegge spesso il crocianesimo, il pensiero di Gentile in una prospettiva comunista e marxista. Quindi non c'è niente di strano che Candeloro cerchi di sintetizzare il gramscismo, il marxismo gramsciano con la tradizione di Croce, Gentile e Volpe. È quello che aveva fatto pure Gramsci, eh? Parliamoci chiaro. L'ultima cosa, e poi finisco qui, questo aspetto però... in fondo l'insoddisfazione di Volpe del suo ruolo all'interno del regime fascista e del sentirsi trascurato e non valorizzato dal regime, ci spiega poi la sua rabbia nell'Italia post-fascista. Cioè la sua rabbia di essere colpito, di essere attaccato come super fascista, lui che in realtà non aveva avuto questo ruolo così importante come lo accusavano di avere. E questo cosa si traduce, quindi, questa rabbia di Volpe di non essere stato valorizzato nell'Italia fascista e di essere poi colpito ingiustamente dall'Italia post-fascista? Anche qui, apriamo per esempio, io non sono d'accordo su un'interpretazione che dà Eugenio del Volpe post-fascista, del post-fascismo, eh? Però Volpe si sente molto colpito, degradato da quello che gli dicono e quello che gli fanno. Ha un atteggiamento di chiusura e di assoluta mancanza di autocritica. Quindi si chiude nella sua torre d'avorio e quindi paradossalmente cosa vediamo negli scritti del Volpe degli anni 50 e 60? Lui che in fondo quando c'era il regime fascista era sempre un po' critico, un po' frondista, e comincia a presentare il periodo fascista come un'età quasi, la vede in maniera nostalgica, non critica nessun aspetto dei suoi scritti. Quindi c'è un sostanzialmente chiudersi a riccio, a difesa del proprio passato, ma così facendo dà di sé e presenta un'immagine del regime fascista che in fondo non era proprio quella che lui stesso aveva quando viveva all'interno del fascismo. Quindi, come vedete, concludo dicendo che questo libro di Eugenio Di Rienzo è un libro che suscita tante riflessioni, tanti stimoli, e io lo consiglio a tutti come lettura. Grazie. Grazie per questa appassionata. Prego, professore Di Rienzo. Bene, ringrazio tutte e due per gli stimoli su cui io stesso rifletterò, voglio dire. Liberiamoci dall'elefante nella stanza subito però. Croce, Volpe e il fascismo. Sono d'accordissimo su quello che dice Monzali, Luciano. Io l'ho definito in un capitolo della mia biografia fedele ma non allineato. E allineato certamente non lo era, per lo stesso motivo per cui non era allineato con Croce. E prima di dire, lui non vedeva un motore della storia, uno, ne vedeva molteplici. Quindi non poteva vedere, mi si chiama, che la storia era solo la storia della classe dirigenti come Croce, tantomeno poteva vedere questa immagine teleologica che il fascismo vuole dare, cioè la storia d'Italia dall'inizio tende verso il fascismo. E là c'è uno scontro durissimo tra Croce, tra Volpe, il Partito Nazionale Fascista su questo. Lo scontro è durissimo. Poi ce ne sono tanti altri, per esempio. Ricordiamoci solamente che l'opera di Volpe su Cavoretto, mi si chiama, che è pronta credo nel 26 o nel 27, nel
non mi ricordo esattamente, diciamo che pure pronta nel 26, credo, viene boicottata da Mussolini. Mussolini dice non si deve pubblicare, e alla fine viene pubblicata solo nel 1930. E là sarebbe interessante sapere perché Mussolini non vuole che si pubblichi quel libro. Quel libro è un libro che si chiama, che in cui per esempio il cadorniano Volpe fa delle critiche durissime a Cadorna, quando Cadorna viene ormai riabilitato e diventa uno dei monumenti della Grande Guerra Italiana. E guardate che Volpe non è un cadorniano. Cioè è un cadorniano per quanto riguarda la riabilitazione, perché dice, scrive una lettera a Mussolini, dice in fondo l'esercito italiano è stato forgiato da Cadorna, quindi così. E, però non nasconde, come si chiama, che Caporetto è stato un disastro anche per mancanze di Cadorna, e soprattutto fa una critica alla politica di repressione dei disertori di Caporetto, 1930, quindi cioè, ci vuole coraggio per scrivere questo. Così. Ma soprattutto il motivo è quello. Guardate, poi per tornare invece a... poi, voglio dire, qua non dobbiamo defascistizzare Volpe. Attenzione. E ricordiamoci che Salvemini è costretto all'esilio da un discorso che fa il deputato Volpe a quella che era ancora la Camera dei Deputati. Ed è un attacco durissimo a Salvemini, che porterà poi al forzato esilio di Salvemini. Se io riconosco a Volpe una macchia, questa la devo dire. Ma che lui a un certo punto mal sopportasse, mi si chiama, il regime, è sicuro. Gli scontri, Mussolini dà i giudizi di Volpe, quel vecchio sordo e grigio. Volpe era controllato a lezioni da informatori dell'opera. Qua ci sono documenti che testimoniano questo. Ma pure lui rimane fedele al fascismo quasi fino alla fine. Sì, c'è l'ultima lettera quando cade Mussolini, che a Gentile, finalmente ci siamo serviti da questo uomo che è diventato solo corruzione, voglio dire. Ma quella è una cosa un po' generale, voglio dire. La guerra l'abbiamo persa, lui disse dopo la campagna di Grecia, ma il fascismo è finito, perché se un sistema totalitario non riesce a vincere una guerra, è finito. Quindi sicuramente non era un fascismo tipico, sicuramente sul piano culturale si scontra più volte col fascismo, voglio dire. Facciamo un esempio, Solmi, Volpe, riguardo alla politica della razza. Pochi hanno letto, voglio dire, la storia del Partito Fascista pubblicata nel 1939 da Volpe. Vi dico subito che fu stroncata sul Popolo d'Italia. Era una rielaborazione della voce dell'Enciclopedia dei Treccani dedicata alla storia del movimento fascista. È interessante perché Volpe usa il termine movimento, e solo dopo poi usa il termine partito. E là, tra queste due parole c'è tutta la disillusione di Volpe per il fascismo. Ma là c'è una pagina, ci sono un paio di pagine intere con una critica che certo non è apertissima, perché se no il libro non sarebbe stato pubblicato, alle leggi sulla razza, dicendo ma noi che facciamo? Discriminiamo per esempio tutti gli residenti triestini, la cui maggior parte era messiana e ebraica, e poi comincia a dire questa cosa poi ci metterà in contrasto con le altre potenze, ci metterà in contrasto con il Vaticano. Solmi che fa? Quasi nello stesso periodo scrive una storia d'Italia in cui si inventa che esiste una stirpe italica. Quindi una purezza di stirpe dell'Italia, che è una cosa che fa ridere i polli. E che lo stesso Volpe molto prima aveva negato. Nel 1900,
7 esce, mi si chiama, la recensione al libro Bizantinismo, Rinascenza del storico tedesco. Mi aiuti, Bruno, non mi ricordo il nome esattamente. Comunque, guardate, il nome poi è poco importante. In cui lui attacca il razzismo della storiografia tedesca. Ma poi Volpe è quello che dice che l'Italia nasce dalla fusione di due stirpi diverse, da due etnie diverse. Per Volpe la storia d'Italia comincia quando l'elemento romano si fonde con l'elemento longobardo. Vedete la differenza? Certo, non poteva arrivare, mi si chiama, un uomo che aveva fondato la sua storiografia del Medioevo su questo, e su questo ha scritto un saggio bellissimo, Bruno, pubblicato su Nuova Rivista Storica, sulla ripresa della questione, della cosiddetta questione longobarda. Voglio dire. Come poteva arrivare a pensare che ci fosse una razza italiana, voglio dire, latina, chiamiamola come vogliamo. Così. Per quanto riguarda la rottura che, voglio dire, secondo Bruno è antecedente alla rottura vera e propria si ha nel 1927, dopo la pubblicazione dell'Italia in cammino. Ma insomma, guarda, il filo delle recensioni, in parte, per esempio, Anatole France non riesce, Croce le aveva commissionata una recensione alla Pulsel d'Orléans, cioè a Giovanna d'Arco, scrive un libro di Anatole France, e lui ci fatica, ci arrabatta e poi alla fine gli dice che lui questo lavoro non lo vuole più fare perché gli prenderebbe troppo tempo, e poi in fondo Anatole France è un romanziere, non è uno storico, quindi non ci vuole perdere tempo. Beh, gli altri lavori, voglio dire, sai, l'abbiamo detto, insomma, questo gli dice: guarda, io l'ho già pubblicata sta cosa, però avrebbe maggiore spicco sulla critica, e chi gli dovrà rispondere? Però è vero che ci sono, come si chiama, dei momenti precedenti. Beh, Volpe, la sua trilogia sulla Grande Guerra, la fonda sui materiali dell'Istituto Storiografico della Mobilitazione, che aveva anche un ufficio studi che raccoglieva materiale di tutto il genere per fare una storia della guerra italiana. Erano molti gli intellettuali che vi partecipavano, ma diciamo che il tandem portante era Prezzolini e Volpe. E dopo la guerra, Nitti decide di smobilitare tutto. Figurati, Nitti addirittura era arrivato al punto di voler vendere navi di battaglia per ripianare il bilancio, di chiudere quello che si chiamava il servizio aeronautico, che era l'aviazione militare, voglio dire. Figuratevi a cosa poteva importare a un uomo come Nitti nell'Istituto Storiografico della Mobilitazione. Incaricato di essere l'ufficiale liquidatore è Croce, che nonostante tutte le richieste di Volpe gli dice no, questo va chiuso. Tra l'altro una chiusura questa veramente che ci dice pure le chiusure dello storico Volpe, dello storico Croce, perché ce ne stanno di chiusure. Dio mio, ma ce ne stanno tante. Poi vi dirò che cosa ne pensava Salvemini di Croce con quattro frasette ben azzeccate. Ma insomma, è un elemento basilare per la storia d'Europa, ma soprattutto per la storia d'Italia. Tutti trovano uno storico, come si chiama, che ha contribuito ad accumulare materiali di tutto il genere, ma non solo su battaglie e strategia, ma sulla storia del popolo italiano durante la Grande Guerra. È uno dei titoli, mi si chiama, della tetralogia volpiana, mi si chiama, sulla Grande Guerra, e tutto questo materiale lo vuoi mandare al macero. Cioè tu vuoi cancellare che c'è stata la Grande Guerra, perché la Grande Guerra secondo te è stato uno sbaglio. Magari forse avrà avuto pure ragione, voglio dire. Giustino Fortunato la chiamò la guerra sorvettitrice, certo, fu la guerra sorvettitrice dell'ordine liberale, che però era già agonizzante all'epoca. Non voglio entrare in una cosa che ho appena finito di scrivere, ma se vediamo come si comportano i due governi liberali
di fronte all'impresa dei Fiume, già abbiamo capito che quella è una classe dirigente che sta fuori dalla storia. Ma dov'è il punto? Un altro è per esempio di non dare pubblicità a questa storia d'Italia in collaborazione, vabbè, però pure là lui prende, come si chiama, La Critica, come una specie di giornale che dà annunci così, insomma, voglio dire. Non li vedo tanto, cioè i rapporti, come si chiama, formalmente sono buoni fino al 1927, solo formalmente. Tant'è vero che è Gentile che chiede un po' spudoratamente a Volpe di dirgli, Volpe, scrivi a Croce e digli se vuole collaborare all'Enciclopedia Italiana, e quello risponde, ma io mi metterò, come posso, come si chiama, collaborare all'Enciclopedia Italiana che è diretta da chi ha scritto il manifesto degli intellettuali fascisti, voglio dire, ovviamente. E Volpe insiste, ma vedrete che il fascismo si normalizzerà. E qua c'è un'illusione per Durante, che aveva avuto però anche Croce fino al 25. Movimenti religiosi e sette radicali. Vabbè, certo che non piaceva, mi si chiama Volpe. Intanto perché là il motore di questo sette... Volpe ha sempre amato sempre molto il momento ereticale della storia. Cioè, per lui il movimento fascista, nella voce di Enciclopedia Treccani, è valido perché è movimento ereticale, è movimento, non è partito. È movimento ereticale nella misura in cui dovrebbe riuscire a fondere socialismo, liberalismo e nazionalismo. E chi ha parlato di eretici? Nel 1919 a Piazza Senza Volcro a Milano. Mussolini, eretici di tutto il mondo, unitevi. Questo momento ereticale del partito fascista, che poi scompare, quando si chiama, già scompare ben prima del 22, era quello che affascinava Volpe. Ecco, ma poteva piacere a Volpe un libro sui movimenti ereticali quando Volpe nel 1909... nella filosofia della pratica fa l'elogio della Santa Inquisizione. Perché dice la Santa Inquisizione è stato un elemento d'ordine. Queste sono quelle cose che poi ne rimangono nascoste nei libri di Croce. Ma, insomma, non possiamo pensare che, come si chiama, Croce abbia scritto questa cosa senza, così, in un momento di insania, voglio dire. L'ha scritta perché ci credeva. In fondo il Croce è un conservatore che fino a oltre la fine della Grande Guerra ha dei grandi punti di riferimento, voglio dire. Intanto un anti-illuminismo radicale, che lui collega alla mentalità massonica e quindi, come si chiama, prende... chiama tutti i movimenti, lui vede questo movimento illuminista di cui francamente dice peste e corna, e lo si può pure capire per certe cose, francamente. Si è trasfuso nella propaganda, che si chiama socialista, quindi il socialismo è morto in quel momento. E allora compare Marx. Perché Marx porta, come si chiama, come principio della storia che cosa? Il conflitto. Lui non è che, come si chiama, amava Marx, lui ha avuto, Croce ebbe anche infatuazioni socialiste in gioventù, ma gli passarono molto, molto presto. Lui non è che, come si chiama, valuta Marx come un grande studioso dell'economia, dei modi di produzione. Lui valuta Marx come un grande storico perché pone il conflitto alla base della storia. E guardate che questa idea Volpe se la mantiene fino alla fine della sua vita.
E qua il discorso sarebbe veramente lungo, perché bisognerebbe capire come questo può coesistere con un libro come La storia d'Europa, in cui la storia d'Europa diventa la storia della libertà. Vedete, i rapporti, tu hai parlato di ipocrisia, beh, io insomma li ridimensionerei un pochettino, anche se nel 1900 forse, nel 1927 questa parola ha un senso. Ma c'è una profonda, mi si chiama, c'è un grosso equivoco da parte di chi era vicino a Croce fino al 1925, che a un certo momento si vede un Croce, mi si chiama, antifascista. E questo equivoco in parte è provocato dallo stesso Croce. Non c'è fino a quel momento un ripudio chiaro di quegli storici che erano stati, come si chiama, gli storici ispiratori di Volpe, gli storici dello Stato Potenza, mi si chiama, tedeschi. C'è un allontanamento progressivo, ma non c'è un ripudio chiaro. C'è un articolo che appare alla fine del 24, quindi in un momento in cui tutti pensiamo che Volpe, che Croce si sia già distaccato dal fascismo, in cui si dice, ma parla del futurismo, a me la poesia futurista, dice Croce, non mi è piaciuta, però questi bravi ragazzi che assestavano quattro cazzotti, mi si chiamano, quando ci volevano, io li ho sempre ammirati. Ora noi sappiamo che, mi si chiama, il movimento futurista, che non fu un vero movimento politico, comunque confluì tutto nel movimento fascista, e chi è che dava i cazzotti e le manganellate? Di più, questo è un articolo della Critica che, come tanti articoli della Critica, sono, come si chiama, resti nullios per gli studiosi di Croce, voglio dire. Vedono solo le grandi opere, a volte le vedono pure male. Gli elementi di politica, che io non riesco a capire, perché tutti gli storici di Croce, come si chiama, datano al 1924, io la prima edizione è 1925. Insomma, tra 24 e 25 cambiano un po' di cose, come si chiama, per Croce, riguardo al fascismo. Ma il nucleo degli elementi di politica qual è? Lodulio dice chiaramente, a me non mi interessa di parlare di costituzioni, di Parlamento, queste sono cose, sono parole, così, con cui ci ricordiamo certe cose, facciamo esercizio di mnemotecnica. A me interessa sapere chi governa. Ma chi se l'è posta quasi nello stesso periodo questo interrogativo? Cioè, se io studio la politica per sapere chi governa, chi è che se l'è posta? Carl Smith. Certo, se leggete tante letture degli elementi di politica, questa cosa passa inosservata, mentre questo è il nucleo. E certo che nel 1925 Volpe scrive: ah, il vostro libro è splendido, è meraviglioso, sta accompagnando, mi si chiama, il percorso dell'Italia. Perché, voglio dire, evidentemente pensava, Volpe pensava a quello, voglio dire. È un libro che, di nuovo, dà un altro avallo al fascismo. Non sarà stato precisamente quello, ma insomma, non possiamo dire che pensare la politica solo in questi termini, chi è che realmente comanda, chi è che realmente governa, chi è che realmente governo, sia una cosa tipica del pensiero liberale. Poi ricordiamoci un fatto piuttosto importante, cioè il voto di fiducia dopo il delitto Matteotti. Beh, non è stato il solo liberale che ha dato il voto di fiducia, l'ha dato anche Albertini, per esempio. Ma Albertini fa un discorso durissimo, mi sembra. Tant'è vero, contro Mussolini, tant'è vero che dopo aver letto il discorso di Albertini uno si chiede, ma per Albertini perché ha votato, come si chiama, ha dato la fiducia? Il motivo c'è, perché c'era sempre ancora questi uomini che avevano vissuto il biennio rosso,
la paura di una rivoluzione bolscevica, che poi sappiamo che è una paura, come si chiama, forse esagerata, perché il Partito Socialista non tutto riusciva a fare meno che questo. C'è la famosa frase attribuita a Lenin di questo periodo, dice: la rivoluzione in Italia la possono fare due persone, Mussolini e D'Annunzio, i socialisti no. E comunque vota. E c'è una cosa che vorrei ricordare: Levi della Vita, grandissimo orientalista ebreo, voglio dire, uno dei 12 che, professori che rifiutarono, come si chiama, di giurare al fascismo, racconta un suo incontro con Croce, voglio dire. È un incontro in cui Levi della Vita, giovane, abbastanza giovane, come si chiama, affronta a muso duro il papa della cultura italiana, dicendogli: voi con questo voto, mi si chiama, affondate definitivamente il sistema liberale italiano. E d'altra parte, non è la prima volta che il fascismo si è macchiato in una cosa di questo genere, gli ricorda l'assassino di Don Minzoni. E Croce gli risponde: come? Ma io non voglio il salto nel buio. Perché in questo momento rischiamo poi di ritornare come stavamo nel 1920. Voglio dire, per carità, non si può fare il processo alle persone, voglio dire, a 100 anni di distanza, voglio dire. Forse io avrei fatto lo stesso ragionamento di Croce, perché certo non sarei voluto ritornare al 1919, al 1920. Però queste cose ci stanno. Ci stanno e creano questo equivoco. A un certo punto sono gentile volpe che si sentono traditi da Croce, per questa serie di ambiguità che ci stanno e che sono forti, che sono persistenti, voglio dire. Insomma, non bisognava aspettare non le leggi fascistissime, ma le leggi che nel 1925 precedono queste leggi fascistissime, che colpiscono la stampa, che colpiscono, come si chiama, il diritto di associazione, per capire dove si andava a parare. Questo è un rimprovero che a Croce, come si chiama, sul piano storico, come si chiama, si può fare, voglio dire. Poi la storia, come diceva poi giustamente Croce, non deve essere giustiziera, voglio dire. Però i fatti li deve registrare. Oh. Poi va bene, Bruno, hai ragione. C'erano delle cose che non funzionavano già prima, sicuramente. Due concetti di storia completamente diversi. Perché per Volpe qual è l'unico motore della storia italiana, ma della storia in generale? È il popolo. È una nazione nazional popolare di popolo. E guardate che Volpe non cambia mai dallo studio sul comune pisano, che è ancora un libro secondo me splendido, fino alla storia del 1913, se non sbaglio, dico bene? No, del 1909 mi sembra, lo studio sul comune pisano. Bruno? Devi accendere il microfono, Bruno. Sì, beh, le istituzioni sono del 2. Del 2 addirittura, figurati, mi siamo. Del 2 o del 3, mi sembra, sì. Comunque siamo così. È il primo libro di Volpe. Il primo libro. Guardate che non cambia mai la Volpe. Volpe che scrive la storia del movimento, mi si chiama, del partito fascista del 39, è lo stesso Volpe che scrive sul comune pisano, perché là c'è sempre, mi si chiama, il popolo. Il popolo, la società, chiamiamolo la società, lui usa questo termine, che popolo, così. È sempre quello il motore trainante, sono le forze profonde, le forze sotterranee della nazione, queste forze che poi si collidono, si sovrappongono, si uniscono, voglio dire, mi si chiama. Per Volpe la storia è complessità. Ecco, voglio dire, il termine meglio per definire la storia di Volpe è la complessità. Se voi leggete, c'è sempre un Volpe che dice sempre: sì, le cose andarono così, ta 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 ta, ma perché c'è un'altra causa, è un sovrapporsi di cause. E figurare se si poteva accontentare di un Croce che alla fine dice che la storia mi si chiama della libertà,
che poi a me mi sembrava sempre una cosa un po' umoristica che la storia sia la storia della libertà. Purtroppo non lo è, voglio dire. E poi c'è la rottura, mi si chiama. Nel 27 esce, mi si chiama, uno scritto sulla critica che poi farà parte della storia della storiografia italiana di Croce, in cui Volpe viene ridotto a pezzi, voglio dire, semplicemente a pezzi. Voglio dire. Ma pure era lo stesso Volpe di prima. Perché Volpe non è che cambia la sua storiografia con l'avvento di Mussolini, voglio dire. A parte in alcune opere, scrive un manuale, mi si chiama, per le scuole elementari, che è molto diffuso, ma pure là, se andate a vedere, ci sono dei punti, mi si chiama, di cosa. Ma a parte questo, la sua storia non la cambierà magari quando farà qualche discorso ufficiale, ma sui libri di storia non c'è un cambiamento. È sempre questo, la storia della complessità è il motore profondo, è il motore sotterraneo di una civiltà, voglio dire. Lui lo chiama il popolo. Ed è sempre una storia che ha momenti di conflitti, di dissidenza, e di qua ritorna l'idea che per Volpe è importante il movimento ereticale, il movimento che mette in discussione lo status quo. Pensate che lui arrivò addirittura, vediamo in generale dell'uomo, siamo nel 1932, quindi se non sbaglio, quindi è il decennale della rivoluzione fascista, e lui propone di pubblicare un'opera, ovviamente gli verrà bocciata, voglio dire, in cui bisognava sì dire tutte le cose belle che aveva fatto il regime, ma anche segnare tutti i movimenti di dissidenza al regime, perché anche questi facevano parte della storia d'Italia. Movimenti ereticali. Ma mi sembra di avermi, si chiama, terminato, almeno per quanto mi riguarda, ecco, insomma, possiamo intervenire di nuovo il professor Monzai, ha alzato la mano. Certo. Prego. Grazie. No, io vorrei un attimo commentare questa interpretazione di Eugenio sull'atteggiamento dei liberali di Croce, di Albertini verso il fascismo, no? Eugenio ribadisce la vecchia tesi azionista e comunista dopo la Seconda Guerra Mondiale, che i liberali erano colpa loro del fascismo, tutti avevano collaborato col fascismo e questo li delegittimava. Io trovo che innanzitutto questa visione del liberalismo come del liberalismo italiano dell'epoca come liberalismo attuale era un'altra cosa, non erano degli agnelli. L'uso della violenza nella politica era una cosa che non è che scandalizzasse nessuno, quindi io non trovo niente di strano nell'atteggiamento di Croce. Il fascismo non viene creato dai liberali, ma per i liberali il fascismo è una giusta risposta a una crisi dell'ordine nella società italiana. Cioè in Emilia, in Veneto, in Lombardia, in Toscana, il movimento socialista prende il controllo dello Stato e della società. Cessa la libertà economica. Quindi questo spaventa i liberali e i ceti che rappresentano i liberali. E quindi viene vista l'uso della violenza come una legittima reazione a una violenza, a un'imposizione di un dominio che non era legittimato da parte dei socialisti. E naturalmente poi la lotta qual è? La lotta è per l'egemonia con i fascisti. E quindi io non parlare di tradimento di Croce nei confronti di Volpe e Gentile mi spara una forzatura. No, non l'ho parlato di tradimento. Eh no, un attimino. Detto, l'atteggiamento di Croce ha una sua coerenza. No. Mi lasci parlare un attimo, Gentile. No, l'atteggiamento di Croce ha una sua coerenza. Perché il problema è l'egemonia, il controllo del potere. E Croce segue l'atteggiamento dei grandi leader liberali. E Gentile Volpe che abbandonano i liberali, non è Croce. Perché qua c'è una tendenza a sottovalutare l'importanza dell'antifascismo liberale a partire dal 25. Tutti i grandi leader liberali si schierano contro il fascismo. Non solo Giolitti, Salandra, tutto il gruppo salandrino si schiera dopo il 25 contro il fascismo. Orlando, Nitti. E Croce segue la posizione di quelli che erano i suoi punti di riferimento politico. Quindi, e poi si tende a sottovalutare la forza dell'antifascismo liberale nell'Italia degli anni 20 e 30.
La vera opposizione la fanno gente come Croce, che rimane in Italia e si fa portavoce in una cultura diversa. Quindi, a mio avviso, l'accusa a Croce di incoerenza non è giusta. È un disegno politico, è uno scontro politico. Lui prende atto di avere perso nel 25 e si mette contro gli ex alleati. È la vecchia logica liberale del trasformismo. Quindi io non trovo assolutamente in Croce un'incoerenza. Uno invece la può fare la critica ai vari Volpe, Gentile e Solmi, che per opportunismo e carrierismo spesso tradiscono quella che era il grande binomio del liberalismo italiano, libertà e nazione. Per affermare la forza dello Stato nazionale si tradisce l'idea di pluralismo, di libertà individuali. Anche qui non possiamo identificare critica alla democrazia come fascismo. I liberali, molti di quelli che diventano antifascisti, sono critici verso la democrazia. Albertini era contro il suffragio universale, così come Gaetano Mosca. Quindi dobbiamo avere una visione un po' più sofisticata e complessa di quello che era liberalismo italiano, anche per giudicare poi cosa succede dopo. Questo almeno è il mio punto di vista, che so che Eugenio non condivide, ma questa è la mia visione. Ma pensi che io non condivido, perché forse non hai capito molto bene quello che stavo dicendo. Io non ho detto che Croce ha tradito Volpe e Gentile. Ho detto che certi atteggiamenti ambigui di Croce hanno fatto pensare, in buona o in cattiva fede, per quanto riguarda Volpe penso in buona, veramente, per quanto riguarda Gentile e Volpe penso in buona, che Croce li avesse traditi. È ben differente questa cosa. Poi, voglio dire, il liberalismo, parliamone un po' di questo liberalismo italiano, perché non era solamente, mi si chiama, un prato di margheritine, cominciando da Silvio Spaventa. Ma Silvio Spaventa è quello che a un certo punto, quando la destra è caduta, fa una specie di mea culpa nel discorso, non mi ricordo di più, ai suoi elettori, e dice: noi sì, abbiamo, come si chiama, tradito lo statuto. Non potevamo fare nient'altro. Eravamo, come si chiama, dovevamo combattere contro i cosi, contro i neri, cioè, come si chiama, contro i legali, dovevamo combattere contro, come si chiama, il brigantaggio. L'abbiamo dovuto fare per forza questa cosa. Vabbè, d'accordo, come si chiama, l'abbiamo dovuto fare per forza. Però questo, come si chiama, intacca, come diceva non Eugenio Di Rienzo, ma Guido De Ruggero, come si chiama, il senso del liberalismo. Vogliamo dire con Guido De Ruggero che il liberalismo italiano non ha nulla a che fare, ma proprio nulla, con il liberalismo inglese, che è molto più simile a un partito Tory che a un partito liberale europeo? Guido De Ruggero, che in un primo momento anche lui aveva detto che i quattro cazzotti, forse, come si chiama, erano anche giusti da dare da parte dei fasci di combattimento. E io pure, guarda, devo dirti la verità, dopo quello che è successo nel 1919-1920 capisco una reazione violenta. Capisco benissimo e conosco benissimo la situazione, come si chiama, che c'era nelle campagne settentrionali, che erano in mano alle cooperative bianche e alle cooperative rosse. Prezzolini, Satrapia, è un libro che andrebbe ristampato e ci farebbe capire qualche cosa anche per un'organizzazione economica che vige attualmente nell'Emilia Romagna, è la stessa. Non c'erano scontri armati, qua non ci sono scontri armati, ma insomma, vabbè. Ma che cosa dice De Ruggero? Ma certo che sono passati al fascismo liberale, come si chiama? Perché qual era la loro alma mater? Era la destra storica, era Silvio Spaventa. È un discorso tagliato con l'accetta questo qua. Ma che questi, come si chiama, illiberalismi dentro il movimento liberale italiano ci fossero, questo non si può negare. Tu mi dici, sai, i liberali credevano allo Stato. Sì, credevano allo Stato e credevano anche nei prefetti. Credevano anche nei mazzieri di Giolitti. Beh, tu mi lodi sempre perché leggo Salvemini. Ma io Salvemini non lo so, letto buono, voglio dire, come dicono a Napoli. Mi sembra che non fai un errore a confondere liberalismo con democrazia. Nessuno ha detto che il liberalismo italiano è un liberalismo democratico. Cioè, mi pare che c'è una confusione terminologica. Ma usare, mi si chiama,
non tanto, ho cercato di dirti, cioè non tanto i prefetti per falsare le elezioni, questo succedeva anche in Francia, voglio dire, almeno all'età di Napoleone III, poi forse le cose migliorarono, ma usare i mazzieri come usava Meridiana Giolitti nel sud, dimmi che cosa ha di liberale. Ma ha di liberale l'idea di nazione. I liberali fino alla prima guerra mondiale, la corrente prevalente, fino al suffragio universale, la corrente prevalente liberale non ha una visione democratica della nazione. La nazione sono, voglio dire, mi sembra, no? La nazione sono, è l'elite, no? Non ma guarda che... la massa deve seguire l'elite, non è una contraddizione, anche, secondo anche me. Abbastonate. Questa è l'ideologia liberale ottocentesca, no? Voglio dire, ma scusa, che c'è in Italia. Scusa, ma la deve seguire l'elite, anche abbastonate. Ma l'abuso della violenza era una prassi. Ma certo che, voglio dire, in una logica di sistema politico come era quello italiano, voglio dire, era una prassi politica, no? Cioè, io non la condivido, ma all'epoca si riteneva che la massa di contadini ignoranti non avesse diritto di essere autonoma. E quindi se non ti votavano per il candidato governativo, tu li mazzavi. Certo, i governi manipolavano. Ma era una prassi, come lo sai meglio di me che sei un grosso studioso dell'Ottocento, era una prassi quello di la manipolazione della popolazione che usavano molti governi, no? Cioè non, in questo sono d'accordo con te che l'Italia non era evoluta come la Gran Bretagna, ma questo lo sappiamo tutti. Io continuo a ripeterti che il liberalismo può essere... Comunque mi taccio perché sennò divento dibattito a due. Ciao. Vabbè, ma scusa, il dibattito può essere anche a due e può essere, si chiama, positivo lo stesso. Colgo l'occasione se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. Non ho finito, scusate. Ah, prego. Non ho finito così. Voi capite che i mazzieri di Gioitti sono uno splendido introibbo, come si chiama, alle squadre d'azione di Mussolini. Puoi paragonare lo squadrismo con l'uso delle pressioni da parte dei prefetti di Giolitti? Queste sono tesi azioniste del comuniste dopo la seconda guerra mondiale. No, queste sono le tesi. Tu riprendi queste vecchie tesi, Luciano, secondo me non puoi paragonare lo squadrismo fascista con l'uso dei prefetti giolittiani. Secondo me non è corretto. Ho parlato di introibbo. Non è corretto come questo, mi si chiama, è scritto e documentato. Esageri nel paragone. È scritto e documentato da Salvemini, è scritto e documentato da Candeloro, è scritto e documentato da tutti gli storici che sono occupati dell'età giolittiana. Sì, ma non puoi paragonarlo con lo squadrismo fascista, è un'altra cosa. Ho parlato di introibbo, voglio dire, mi si chiama, se è un movimento che si chiama liberale e quindi dovrebbe amare la libertà, per difendere la libertà, la sua libertà, voglio dire, mi si chiama, quello che pensa che sia la libertà, la sua, che sia la libertà. Ma non è la libertà di tutti, come si chiama. Guarda, io poi sono un uomo di destra, ricordatelo, quindi non è che queste cose le faccio. No, sei molto salveminiano, vedo, sei rimasto fedele a Salvemini. Ma perché Salvemini ha detto delle cose giuste, voglio dire. Come si chiama? Talvolta le diceva, talvolta no, non è la Bibbia. D'accordo, su questa cosa, sì, d'accordo, per carità, ma anche Croce, come si chiama, ha detto tante fregnacce, voglio dire, ma tante. Comunque Giolitti usava le manipolazioni elettorali non per difendere i diritti e libertà, ma per tenere il potere, no? Questo è il solito discorso, no? Come i governi del 61 reprimono le ribellioni meridioni per tenere il potere, no? Non è una lotta per la libertà, è una lotta per il potere, no? Comunque siamo d'accordo, cioè i liberali accettano l'uso della forza e della violenza come strumento di lotta politica ai liberali italiani. Allora, non devi confondere il liberalismo italiano con il liberalismo democratico che gira oggi, è un'altra cosa. Ma allora diciamo questo, allora ripetiamo non con me, con De Ruggero, che questo mi si chiama il liberalismo italiano. Ma De Ruggero infatti diventa poi nazionista e fa queste critiche al liberalismo, confermi quello che ti dico. Guarda, io mi si chiama, se c'è una cosa che non tollero sono gli azionisti, però... Come diceva De Ruggero non è stato azionista? Non sbaglio. De Ruggero è stato azionista. De Ruggero è stato azionista, ma io sono rinomato per essere un antiazionista, però come diceva Romeo, riferendosi a De Felice, ma se uno dice, mi si chiama, che se De Felice scrive che
Nel 18 gennaio del 1935 Mussolini ha detto che a Roma pioveva, e in effetti Roma pioveva. Come si chiama? De Felice è un filo fascista. Voglio dire, anche gli azionisti hanno detto le cose giuste. Io li definisco i maledetti azionisti, come fu scritto in un libro famoso da un azionista. Però, voglio dire, dobbiamo capire che liberalismo avevamo, che classe dirigente avevamo. Una che a un certo punto le elezioni non le vince solamente, questa è una cosa quasi normale in alcuni paesi, col fatto che il prefetto, come si chiama, fa pressione sui votanti. Ma se non arriva con questa moral suasion, escono fuori i mazzieri di Giolitti. Voglio dire, queste cose poi portano, come si chiama, cioè facilitano, come si chiama, almeno ad equivocare, pensando che i squadristi di Mussolini sono uguali, come si chiama, ai mazzieri di Giolitti. Ma qua si dimostra anche la stupidità di una classe dirigente che ormai è arrivata a capolinea, perché ci voleva poco per capire che i mazzieri di Giolitti e i squadristi di Mussolini erano due cose diverse. Amendola l'aveva capito molto bene. Aveva coniato il termine di partito milizia, voglio dire. E addossava anche al Partito Socialista, perché anche il Partito Socialista aveva le sue squadre d'azione, voglio dire. Questo non dimentichiamocelo. Quindi, comunque, io non ho detto, come si chiama, che Croce ha tradito. Io ho detto che le ambiguità di Croce potevano far pensare a Croce, a Gentile, di un tradimento, come è stato fino a noi, fino a poco tempo fa, poi improvvisamente cambia idea, voglio dire. Ha votato la fiducia al governo dopo il delitto Matteotti, che è stato il momento di più grossa crisi del regime fascista, in cui Volpe, insieme a Pellizzi, un altro grande intellettuale, ma fascista organico anche lui, voglio dire, prevedevano e anzi si auguravano la caduta del fascismo. Volpe scrive a Pellizzi: dopo il delitto Matteotti, il fascismo come esperienza storica ormai è arrivato al capolinea. E tu gli dai una mano, e tu gli dai una mano non solo votando a favore, ma facendo entrare Casati, come si chiama, nel rimpasto dopo il delitto Matteotti, sapendo bene che se fa entrare Casati convinci anche tutti gli altri liberali a appoggiare questa cosa. Casati era un uomo di consistenza. La storia fu questa. Mussolini fu costretto a fare l'impasto, voglio dire, insomma, qualcosa doveva fare dopo la crisi Matteotti. Chiese a Croce, che si rifiutò, liquidò Gentile, voglio dire. Ci voleva un nuovo ministro della pubblica istruzione, chiese a Croce che si rifiutò, e Croce, come si chiama, suggerì a Casati che Ligio agli ordini entrò in quel governo, ma portandosi dietro, come si chiama, tutti i liberali collaborazionisti, quasi la maggior parte dei liberali. Non è poco, voglio dire, mettere un uomo come Casati dentro quel governo. Poi certo, io poi mi meraviglio, perché io certe cose l'ho scritte, sembra invece, come si chiama, che sia uno di quelli che pensa che Croce sia solamente un possidente terriero. Ho scritto due libri, ma comunque. Io l'ho detto esattamente quello che hai detto te. L'unica forza di resistenza interna, salvo, come si chiama, il PC, che faceva piccole azioni, voglio dire, come si chiama. L'unica forza di resistenza interna fu proprio Croce e il gruppo di Croce, voglio dire. La critica ebbe un'influenza importantissima. E ci si meraviglia pensando che alcuni dicono che il fascismo non è stato totalitario, che la critica, tutto sommato, ogni tanto minacciavano di interromperla, ma continuava ad uscire, voglio dire.
Il reticolo nazionale e internazionale di oppositori al regime che si stringe intorno a Croce è quella, mi chiama, una grossa forza. Certo, è un'opposizione di intellettuali, voglio dire, che mantiene, mi si chiama, il simulacro della libertà, poi Croce avrà un cambiamento, voglio dire, in qualche modo diventerà un libero. Io penso che il Croce liberale è databile dopo il 1925, non prima. Questo sono convinto, voglio dire. E insieme all'amico Bedeschi, voglio dire. Però, pur essendo un gruppo di opposizione, come si chiama, puramente intellettuale, fu importantissimo. Io per esempio penso che sia una stupidaggine l'accusa che gli muove Salvemini. Voi sapete che quando molti intellettuali vanno da Croce a dirgli ma dobbiamo giurare fedeltà al regime, Croce dice sì, giurate, se no le università si riempiranno di fascisti, almeno voi non siete fascisti, mi si chiama. E quindi per esempio Bacchelli giura, mi si chiama, Omodeo giura, voglio dire, e hanno avuto la benedizione di Volpi, in questo caso, una benedetta benedizione. Perché immaginatevi se tutti questi grandi intellettuali uscivano dall'università, chi ci avrebbero messo? Qualche gerarchetto di provincia, voglio dire, promosso ad onorem alle migliori cattedre d'Italia. Però ci sono queste ambiguità, che non sono solo di Volpi, sono proprio del movimento del Partito Liberale, voglio dire, italiano, che è diverso dagli altri. È un partito fortemente conservatore e che a volte travalica anche l'istituto, anche lo statuto. Questo lo confessava Spaventa, a me non aveva il coraggio di confessarlo. Vabbè, io comunque ho risposto a queste cose perché mi sembrava che poi si rischiava che sembrasse che io avessi detto delle cose che in realtà non avevo detto, quindi su questo ci tengo molto. Quindi non so se c'è spazio per qualche altro intervento, qualcuno ha qualche curiosità. Avviandoci a conclusione, se qualcuno ha qualche curiosità, un intervento, una domanda da fare, un'osservazione da porre, stiamo qui. Lo può dire in chat, se non vuole parlare, oppure può prendere la parola attivando audio e video. Qualche ospite, insomma, qualcuno che è venuto. Vedo anche Amedeo Volpe, professore Sneghi, insomma, qualcuno, se qualcuno vuole dire la sua, siamo qui ad ascoltarlo. Mi sembra di no dalle chat. Io se posso, perché Eugenio mi aveva chiesto qualcosa, la recensione di Anauer, Bizantinismo e Rinascenza di Anauer, l'abbiamo detto, il volume del 1902 sostanzialmente è un rifacimento della tesi di laurea, un ampliamento della tesi di sì, che poi forse il motivo, l'innamoramento di Croce per Volpe nacque da quel lì. Sì, nacque da questo. Da quella regione. Diciamo appunto che finché si trattava di una pars destruens, Volpe andava benissimo. Quando poi si trattò di costruire, Croce fu deluso. Non pienamente deluso, ma le cose che Volpe scrisse non andavano nella direzione che voleva Volpe. Le cose dopo il 6, dopo, non, ecco, tutto qui. Ma un'altra cosa importante. Bisogna una concezione assolutistica dell'egemonia. Sì, sì, ma certo. Beh, un'altra cosa importante. Ma è un altro che a un certo punto cambia idea, per cui poi diventa così, una specie di sfessato, voglio dire. Ma Croce per la verità non ha cambiato, cioè sì, ha evoluto in una certa direzione e Volpe non lo ha seguito e Croce pretendeva che Volpe scrivesse quello che lui immaginava, appunto, fosse la, ecco, che desse ordine. E invece io conosco solo il Volpe medievista, è ben inteso, ha ragione Luciano, io mi fermo al 17 sostanzialmente, cioè al Medioevo, che è un'opera che naturalmente Croce non può apprezzare, perché non vi vede una luce unica, non vi vede un motore, il motore che lui pensava dovesse... Il motore c'è, ecco, poi. Un'ultima cosa importante vorrei dire per la precisazione di come è fatto il libro. In appendice Eugenio pubblica tre lettere di Nicola Ottokar.
Devo dire la verità, lettere modeste. Credo che francamente Ottokar non avesse capito, era in polemica con gran parte della scuola economico-giuridica fiorentina, probabilmente per ragioni, suppongo, personali, perché sono tutti fiorentini, Cagese, Salvemini, e lui doveva essere in rotta, e cerca di staccare Volpe da quella, da quel filone. E francamente proprio no, francamente proprio almeno fino al 13, ma probabilmente fino alla guerra, è un ito. Vero che Volpe critica alcune, fa delle recensioni critiche, ma chi? Ad Arias, la fa anche a Cagese, ma a quale Cagese? Perché a Cagese? Perché Cagese è confusionario, non perché sia meccanicista, non perché sia marxista e meccanicista. Però in quelle lettere c'è una cosa importante, che lui dice: voi non avete mai cambiato, riferendosi a Volpe, capisci? Sì, un Volpe prima del 22, prima del 22 e un Volpe dopo il 22. Quello è quella la cosa che... è molto analitico, è un Volpe invece che si getta nella sintesi più rapida dopo. Dice la vostra impostazione, Croce sbaglia perché la vostra impostazione storiografica non è cambiata. Sì, tu hai ragione, lui fa opere di grande respiro, voglio dire, la storia dell'Italia contemporanea, voglio dire, la storia dell'Italia in cammino è un geniale schizzo, voglio dire, e poi anche la storia del movimento fascista è molto interessante da rileggere, non a fini apologetici, ovviamente, voglio dire. Vabbè, sentite, no, tu accennavi al ritardo della pubblicazione, beh, ci sono state delle difficoltà immaginabili, ci potevano essere difficoltà immaginabili da parte della Fondazione Croce che detiene queste lettere, ma quando io mi sono messo in contatto con gli eredi Volpe, qua abbiamo, il curatore, dell'eredità Volpe, che è Amedeo Volpe, che saluto con grande cordialità, mi disse che addirittura la Fondazione Croce si era rifiutata di dare al Fondo di Sant'Arcangelo di Romagna le lettere di Volpe a Croce, e addirittura si era rifiutata di darle agli eredi Croce, dimostrando che per loro non esiste, il diritto d'autore, voglio dire, perché il diritto d'autore parla chiaramente. Le lettere sono di proprietà 50% del mittente, 50% di chi le riceve, salvo per opere di ingegno. Ora ditemi se queste lettere non possono essere, non essere definite opere di ingegno, lettere in cui si parla solamente della storia italiana. A questo punto ho detto: vabbè, ho il diritto dalla mia parte, se ci saranno grane risponderemo in giustizia, e ho deciso di pubblicarle, se no sarebbero ancora rimaste là nel, a me mi furono trasmesse quando facevo la biografia di Volpe da Ada Croce, ma quale non pose condizioni, me le dette, mi mandò le fotocopie, poverina, dimostrando una grande generosità. E a questo punto voglio dire, questo lavoro era pronto da parecchio tempo, l'ho rinfrescato naturalmente, così. Ma mi sono deciso perché lasciare queste cose dentro, sconosciute, voglio dire. Ci dicono di Volpe, ci dicono di Croce, ci dicono della storiografia italiana, ci dicono dell'Italia, voglio dire. Anche queste sono un pezzo di storia d'Italia. Ecco, questo è il motivo del ritardo. Va bene, allora, io ringrazio tutti quanti della fatica anche, perché voglio dire... Eugenio, scusate, posso interrompervi un momento? Come no, Amedeo, per carità. Sì, io vi voglio ringraziare tutti per aver partecipato a questa cosa, in particolarmente ringrazio te, e spero che questa sia l'inizio di altri confronti su questo argomento. Io non sono un tecnico come siete voi, e per me è stato difficile comunque seguire tutti i vostri discorsi, ma mi piacerebbe che questi discorsi venissero anche traslati in una maniera più semplice permettetemi l'inglese, un audience anche un pochino di un livello forse più basso, perché io credo che
Bisognerebbe dare accesso anche a persone che ne sanno meno di Volpe e di Croce sull'argomento, e bisognerebbe anche trovare una chiave meno da professori per rendere questo tipo di cultura un pochino più accessibile. Questa è una mia visione, proprio perché precedentemente ho sentito dire che queste cose non si leggono, ma forse anche perché sono molto complicate a questo punto della nostra storia da capire. Leo, non si leggono perché sono complessi in sé. Hai visto quanto in questa discussione anche quanti contrasti ci sono stati sull'interpretazione? Ma io ho trovato bellissimo, questa è la parte secondo me molto affascinante, che rende l'argomento comunque ancora molto da scoprire. Noi siamo di fronte, noi storici mi si chiama ultra cinquantenni, io mi si chiama e Bruno siamo pure ultra sessantenni e parecchio ultra sessantenni. 65 anni. Io ho 69, quindi voglio dire, noi siamo disperati perché... Siamo disperati perché ci sentiamo ormai delle persone che sono, come si chiama, fuori del giro. Perché andiamo, una volta esisteva un pubblico colto, il medico, il notaio, un funzionario di banca che leggeva la storia, voglio dire. Adesso, la storia che fanno gli storici, che deve essere per forza, che come diceva Volpe, è per forza di cose complessa. Non la legge più nessuno. Si leggono, come si chiama? Io che ho anche spezzato, come si chiama, le lance per il fatto che dei giornalisti potessero scrivere, quando Panza scrisse i suoi libri, io dissi, ma scusate, ma perché non? Perché uno che non è un professore universitario non può scrivere non può scrivere dei libri di storia. Croce non era, come si chiama, laureato. Aveva laurea honoris, ma non si era mai laureato, voglio dire. Però adesso siamo arrivati al troppo, cioè nel senso che perché questo modo di scrivere la storia da giornalisti, permettetemi l'espressione, ormai è seguita anche da molti nostri colleghi. Molti nostri colleghi adesso scrivono dei libri, come si chiama, così, come si chiama, narrativi, così, senza note, 150 pagine al massimo. Certo che un lettore che esce da una disgraziatissima scuola italiana che è stata distrutta metodicamente, poi è stata distrutta anche l'università. Che volete che fa? Se c'è qualche interesse per la storia, si legge, come si chiama, queste operine così, che se sono scritte dai giornalisti poi hanno una reclama pubblicitaria enorme. Capisci? Non si può semplificare l'insemplificato. No, capisco, capisco. Il problema è questo, voglio dire. Il problema è che quando vi incontrate poi dopo voi tutti insieme diventa difficile seguirvi perché spaccate il cappello in quattro. Allora... Hai perfettamente ragione, voglio dire. Però capisco anche che è la vita di un argomento. Questi incontri fanno sì che l'argomento vada avanti. Io spero che poi quello che vi siete detti in qualche modo venga trascritto Perché non farne un testo? Io penso che gli scontri producano sempre poi dei nuovi rami e delle nuove visioni. Questo, guarda, lo mettiamo su YouTube poi questo video. Quindi... Vediamo, no, c'è stato uno scontro, c'è stato un dialogo politico-culturale. No, sì, certo. Ma no, assolutamente. Io, grande stima infatti... di Eugenio. Sono uno dei suoi principali recensori, quindi figura. Lo scontro non l'ho visto effettivamente. Poi io mi sono confermato che in realtà il vero modello di Eugenio è Salvemini, io l'ho sempre sostenuto questa cosa. Il discorso di oggi me l'ha confermata. Sei un grande salveminiano. Guarda, io una cosa che non pensavo, me l'ha fatta scoprire un collega. Ma è vero, eh? Io pensavo di essere un Volpiano. No, sei più salveminiano. Sono un salveminiano. Perché hai una nota democratica dentro di te, sì. Che in Volpe non è che ci fosse alla fine. Beh, vabbè. Il discorso si allarga. Vabbè, sì. E dovremo vedere che cosa... Comunque è stato un bel dibattito, grazie. Grazie Armando. No, è stato molto intenso, vorrei dire, è stato molto intenso. Questo vale come una lezione quasi di dottorato, insomma, il seminario dottorale che sì, perché comunque è stato molto intenso.
Comunque, va, io vi ringrazio tanto te, Armando, perché hai avuto l'idea, ma tanto Bruno e Lincano perché per la loro anche per la loro passione, passionalità, e anche perché voglio dire, insomma, costa fatica anche fare una cosa di questo. Certo. Non è che mi chiama, io c'avevo i miei appuntini perché poi non mi posso ricordare tutto, voglio dire. Forse mi si chiama, anche Bruno c'aveva qualche foglietto, mi si chiama. Facevi come gli studenti che fanno interrogati in DAD, no? Che comunque ci vedeva che ogni tanto calava la testa di Bruno. Ci vediamo su D'Annunzio, allora aspettiamo la pubblicazione su D'Annunzio e stiamo qui. E no, la... anche una cosa, con Bruno stiamo organizzando, e Bruno mi dà conferma, una presentazione di questo libro, no? All'Istituto del Medioevo a Roma. Quando le condizioni Covid, se e quando le condizioni Covid ce lo permetteranno. E allora là sarà un volpe soprattutto trattato da medievisti, però insomma. Speriamo non solo, perché verrà, sicuramente verrà anche Gardini, quindi Gardini darà quel peperoncino e pepe che è solito dare alle sue cose. Va bene? Va bene. Grazie. Allora buonasera a tutti. Allora, buonasera. Grazie, a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. Arrivederci. Ciao a tutti. Arrivederci. Ciao. Mandaci il link e così lo mettiamo in Assolutamente. Grazie. A presto.